Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a questo webinar dedicato alle attività e agli strumenti per continuare a far lezione anche quando le scuole sono chiuse. E prima di dare avvio ufficialmente al webinar, vi do alcune indicazioni per fruire al meglio di questo incontro online. Allora, il webinar è in modalità webcast, quindi sono solo ascoltare. Potete però porre tutte le vostre domande utilizzando il form disponibile nella dashboard. Scusate, stiamo risolvendo un problema tecnico. Ok, potete utilizzare il form disponibile nella dashboard di GoToWebinar. Raccoglieremo tutte le vostre domande e risponderemo alla fine in uno spazio dedicato ai quesiti. Vi confermo inoltre che, come di consueto, invieremo l'attestato di partecipazione a tutti coloro che hanno partecipato alla diretta entro la giornata di domani. Assieme all'attestato di partecipazione vi arriverà anche la videoregistrazione dell'incontro e le slide utilizzate, così che possiate rivederlo anche qualora dobbiate abbandonare la riunione in anticipo o vogliate approfondire nuovamente i contenuti sentiti durante l'incontro. Senza ulteriori indugi, diamo avvio a questo webinar e passo la parola a Lisa Lanzarini, no, Pierluigi Lanzarini, scusate. Pierluigi. Ciao a tutti, innanzitutto grazie della grandissima partecipazione. Ricordo, l'abbiamo pubblicato sui social, solo qualche migliaio di persone possono assistere in diretta per tutti gli e quindi al GoToWebinar, tutto il resto degli utenti, stiamo facendo una diretta streaming su YouTube, a cui si può accedere senza nessuna registrazione. Questa mattina tutti voi avete ricevuto. Ringrazio tutti voi della partecipazione in un momento così difficile per il nostro paese e per la scuola italiana. Un momento difficile dove anche noi come azienda e in collaborazione con la pubblica amministrazione cerchiamo di rendere un servizio di pubblica utilità. Io ringrazio innanzitutto le persone che oggi partecipano, che siete veramente in tantissimi. Più tardi renderemo pubblici anche i numeri. Ringrazio poi i relatori. Abbiamo deciso di invitare relatori con esperienze diverse, una dirigente scolastica, Laura Biancato, un docente universitario, Alessandro Bogliolo. Abbiamo il team Roberto, Luigi ed Elena del servizio Marconi dell'USR Emilia Romagna e due docenti, Alessandro Bencivenni e Anna Mancuso, che porteranno la loro esperienza. Tutto questo nasce dall'esperienza nostra, anche internazionale. In queste ore, da domenica, siamo in contatto continuo con i nostri colleghi, ad esempio in Cina, dove da oltre un mese è partita una grandissima attività in tutto il paese, parliamo di un paese enorme, di attività di learning. Ci hanno detto i problemi che hanno riscontrato, le attività che funzionano, quelle che non funzionano. Avevamo tentato di portare in queste ore in webinar con noi un esperto cinese, non è stato possibile per problemi di fuso orario e di altri impegni, ma poiché, ve lo annuncio già, faremo un altro webinar mercoledì prossimo alla stessa ora, contiamo di avere anche alcuni esperti internazionali in questo ambito. L'esperienza sicuramente della Cina per noi è stata importante in questa fase, cambia completamente il modo di fare didattica e stiamo vivendo giorno per giorno l'esperienza di quel paese. Noi avevamo qua, questo ci tengo a dirlo, due ingegneri cinesi, una di queste ha deciso di tornare in Cina. Non per problemi del coronavirus, ma per il problema di come la comunità cinese è stata trattata da alcune persone in Italia. Abbiamo gestito anche questo in queste ore. Lei è su un aereo in questo momento che sta tornando. Questo credo sia uno dei problemi nei confronti di queste persone a cui siamo molto vicini. Questa mattina un ingegnere cinese che collabora con noi ha offerto il proprio aiuto a Mediadare, al personale Mediadare, per inviarci mascherine perché aveva letto che dai giornali italiani non si trovavano più mascherine nelle farmacie italiane.
Altra cosa, molti di voi avranno letto dell'Innova Lab. L'Innova Lab è un grande tour che noi abbiamo organizzato in Italia con oltre 20 tappe, due già fatte a Campobasso e Pescara. Per le prossime tappe abbiamo deciso proprio questa mattina, e usciranno notizie su tutti i social, per il momento di sospendere le prime tappe fino a metà marzo e rimandarle più avanti, mentre per il resto Innova Lab rimane inalterato. Poi qui le notizie cambiano di ora in ora, e per cui sempre nel rispetto della salute dei nostri dipendenti, dei nostri collaboratori, delle scuole, dei ragazzi che vengono prima di qualsiasi altra attività. Abbiamo reso poi disponibile, e lo pubblicheremo alla fine, un numero verde per aiutare le scuole, gli insegnanti ad implementare sistemi di formazione a distanza, sistemi gratuiti, come attività di servizio pubblico. Quindi io non voglio dilungarmi ulteriormente, passo la parola a Lisa e che inizierà a introdurre gli ospiti. Ringrazio ancora della grandissima partecipazione e spero che possiamo essere all'altezza delle vostre grandissime aspettative. Grazie, ciao a tutti. Grazie mille, e sono contenta di questa introduzione che ha ribadito, insomma, che siamo qui innanzitutto per affrontare questo momento in modo umano, no? E quindi chiederci innanzitutto questi momenti in generale che capitano di tanto in tanto storicamente, a che domande ci pongono di fronte, e il fatto di vedere la tecnologia e i mezzi, che poi oggi in parte vedremo, solo appunto come dei mezzi che ci devono aiutare ad essere più umani, a garantire un flusso di trasmissione, a garantire di poter rispondere a quella che è un po' la missione del mondo della scuola, che a noi ovviamente sta a cuore perché fa parte del nostro DNA. Per questo motivo appunto ci siamo rivolti a professionisti che Pierluigi ha introdotto poco fa. In questa slide vedete i loro nomi, il tipo di contenuti che ci proporranno, davvero in una carrellata che io trovo incredibilmente entusiasmante. Solo pochi riferimenti. Perché abbiamo voluto questa formazione che è nata proprio questa formazione, scusate, questo webinar che è nato proprio rocambolescamente lunedì mattina, e ringrazio i relatori di oggi perché veramente mi hanno risposto sì un secondo dopo che gliel'ho chiesto, quindi per la grandissima disponibilità che hanno messo a disposizione. Oggi parleremo di formazione a distanza perché ci rendiamo conto che possa essere un'esigenza che si andrà a delineare nelle prossime ore, in generale un'esigenza forse che bisognerebbe ormai porsi, ma che potrebbe delinearsi come necessaria. Formazione a distanza che può declinarsi negli strumenti utili eventualmente a portarla avanti, oppure o anche nei contenuti che possono servire quando una persona non può fisicamente recarsi effettivamente in un istituto di istruzione, o i metodi e approcci che forse devono cambiare. I professionisti di oggi proprio ci proporranno in modo diverso, ciascuno dal proprio punto di vista, credo forme di riflessione innanzitutto rispetto a questo argomento, perché credo che questi momenti ci impongano innanzitutto il dovere di farci delle domande, di porci delle questioni. Allora, vediamo un attimo cosa succede in Cina. In Cina sta avvenendo quello che Riccardo Lungna ha definito il più grande esperimento mai fatto di scuola digitale. Perché? Perché di fatto 180 milioni di studenti si sono ritrovati a dover tornare a scuola, ma in digitale, per i problemi sociali che stanno avvenendo. Questo sta portando alla luce sia le possibilità che offre la formazione a distanza che i limiti che questa formazione sta dando, tenendo conto che comunque il governo cinese si è mobilitato in modo velocissimo da un punto di vista infrastrutturale e ha messo in piedi lezioni attraverso la TV di Stato, che mi ricordano le lezioni che venivano fatte per l'alfabetizzazione qua da noi anni fa, e purtroppo oggi insomma non vengono fatte così sistematicamente, sebbene ci siano dei programmi bellissimi, soprattutto della TV nazionale, che si occupano di scuola, ma soprattutto è stata messa in piedi una piattaforma straordinaria di condivisione dei contenuti per aiutare per l'appunto i ragazzi. Perché? Perché principalmente i contenuti attraverso la TV vengono erogati per i ragazzi, per i bambini più piccoli, quindi fino alla primaria. Per gli altri si usa internet.
numerosi sono i contenuti già disponibili con lo Stato che sta invitando gli insegnanti proprio direttamente a continuare ad aggiornare i contenuti perché non si sa quanto andrà avanti questa emergenza. E, oltre a questo, si è avuto l'occasione di testare in maniera massiva piattaforme di cosiddetta istruzione artificiale, che non sono nulla di avveniristico, le trovate anche nei vostri smartphone in alcune applicazioni, sono dei programmi semplicemente che tarano il livello delle lezioni in base alle risposte e test che vengono date da parte dei ragazzi. Quali sono gli ostacoli e difficoltà maggiori che sono state rinvenute in questo senso? L'infrastruttura tecnologica macro che vi dicevo prima non era presente in Cina al momento dell'emergenza, quindi si è dovuto mettere insieme una piattaforma in cloud per gestire 50 milioni di studenti contemporaneamente e che potesse reggere questo problema. E si dice che più o meno per farlo servano 7.000 server, giusto per cioè, una quantità di infrastruttura. Proprio infrastruttura anche fisica è incredibile. E poi per un problema tecnologico e sociale, in quanto noi pensiamo sempre alla Cina avanzata, alla Cina di Shanghai o di Shenzhen, ma la Cina è ancora molto rurale, quindi moltissime famiglie non hanno un dispositivo, altre famiglie magari hanno magari un dispositivo per il quartiere o per la via, però i bambini che devono studiare sono, o i ragazzi che devono studiare sono di più, quindi ha creato anche dei problemi sociali abbastanza importanti questa cosa. E quindi ci si è e poi soprattutto ci si è resi conto del fatto che ci si è trovati impreparati, sia studenti che genitori. Paradossalmente si assiste a un fenomeno che sono più nonni che stanno facendo il tutor ai bambini, che seguono queste lezioni online più che genitori, i nonni che si dice tecnologicamente cosa ne sapranno, però i nonni da che mondo è mondo, insomma, hanno questo rapporto spesso con i nipoti. E quindi sicuramente credo questo momento ci darà tantissimi dati su cui riflettere anche su un campione abbastanza ampio. Anche su un campione abbastanza ampio. Un altro caso abbastanza importante è un esperimento avvenuto qualche anno fa, invece più vicino a noi, è quello dell'apprendimento distribuito in Islanda, cioè un esperimento appunto che veniva condotto, ovvero per corsi di studio che venivano fatti in Islanda come in altri paesi più o meno del nord Europa, cioè proprio con lo stesso codice, lo stesso programma, eccetera, eccetera, tre quarti delle lezioni potevano essere svolte fisicamente online, un quarto veniva messo, scusate, fisicamente in classe, un quarto veniva messo online e poteva essere fruito sia direttamente dagli studenti che partecipavano alle lezioni in classe che da altri studenti provenienti, che ne so, da appunto dalla Danimarca, dalla Finlandia, della Svezia, eccetera. In Danimarca era molto facile perché avevano proprio dei corsi sovrapponibili. Che volevano integrare ad esempio quella che era la loro preparazione in classe diurna al momento, quindi non era diciamo una vera formazione a distanza al 100%, quanto piuttosto vissuta come un'integrazione, una possibilità di avere un arricchimento in termini di contenuti per i ragazzi. In questo caso il materiale poteva essere scaricato liberamente, così come i compiti, le risorse e i vari esercizi da fare. È stato un esperimento che oggi è stato parzialmente accantonato per dei problemi in realtà più legati al cambiamento dei diversi ordinamenti delle materie, ma che aveva creato delle reti importanti di scambio proprio di relazioni, di risorse, di contenuti. E quindi mi sono chiesta, a partire da questi due esempi così, un po' dai sapori diversi sicuramente e dagli istinti diversi in Italia, cosa succede? Abbiamo chiesto, penso, alle persone che ci possono rispondere meglio in assoluto. Quindi inizierei sicuramente a passare la parola a Roberto Bondi, Elena Pezzi e Luigi Parisi del Servizio Marconi dell'USR. Mi sentite? Ciao Roberto. Ciao, siamo pronti. Perfetto, dovrebbe esservi arrivato un pop-up per condividere il vostro schermo. Perfetto, un attimo che qual è? Dovresti essere già dentro. Eccoti. Vabbè, lo vedo. Vi vediamo. Vi vedete? Ok. Sì. Sì. Va bene. Aspetta, adesso non lo vediamo più.
Io lo Tu lo vedo. vedi? Ok, a posto. Vedo, no, scusa, vedo la webcam, ma non lo Esatto. schermo. Così? Ma così. Dovrebbe essere a posto? Vediamo. Sì. Ok, Adesso sì. adesso Ok. vediamo. Sì, Va perfetto, bene, iniziate lo pure. tolgo. Ok. Buonasera a tutti. Dunque, sono Roberto Bondi e sono il coordinatore di un gruppo Servizio Marconi TSI che fa parte dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna. Quindi si tratta di un gruppo ufficiale che da anni opera come supporto sui temi dell'educational technology alle scuole e ai docenti dell'Emilia-Romagna. Quello che facciamo ultimamente è soprattutto il supporto allo sviluppo del Piano Nazionale Scuola Digitale qui in Regione e con un atto del nostro direttore di fatto si è creata una unità unica di supporto che comprende il servizio Marconi e l'equipe formativa territoriale attivata da quest'anno. Qui parliamo di e-learning, educazione a distanza, e parto col dire che non so se siamo proprio i più indicati perché nella nostra esperienza per quanto riguarda l'attività in classe e la formazione, abbiamo un po' il chiodo fisso della presenza, cioè tutto quello che facciamo come formazione, come supporto, accompagnamento, attività, è attivato andando nelle scuole, incontrando i colleghi, creando occasioni di incontro come le 2 giorni per animatori digitali, ne abbiamo già fatte 3 quest'anno. Può essere utile la nostra esperienza in questi termini? Probabilmente sì. Provo velocemente a spiegare perché. Uno, intanto abbiamo affinato il nostro discorso e definito un po' quella che è la nostra logica di intervento 6 anni fa, circa, in un'occasione dove il motto della nostra azione fu proprio dall'emergenza all'opportunità. E l'occasione era quella, da un lato, del supporto alle aree dell'Appennino, ma soprattutto alle aree colpite dal sisma del 2012. E quando andammo sul territorio con il motto dall'emergenza all'opportunità, andammo per proporre alcune soluzioni, che sono un po' le soluzioni Servizio Marconi, che dette in estrema, estrema sintesi, prevedono evitare modelli one-to-one, cioè sempre con oggetti differenziati che vengono condivisi, modello eterogeneo, misto e mobile, ovvero evitare che le classi vengano dotate di apparecchiature tutte simili, che apparentemente danno dei vantaggi, ma nel medio-lungo termine non sono sostenibili per le istituzioni scolastiche, e soprattutto uso di strumenti senza capacità di memorizzazione e quindi dinamiche e tecniche di cloud che accompagnano il lavoro in classe, e di qui lo sviluppo delle piattaforme e così via. Cosa vediamo in questi giorni in cui l'emergenza ci è arrivata addosso veramente da un momento all'altro? Ero a Maranello a tenere una conferenza in una scuola domenica pomeriggio quando sono arrivate le notifiche delle disposizioni regionali per cui la mattina dopo nessuno sarebbe più andato a scuola in regione e tutto era chiuso. Che cosa abbiamo visto? Che al di là dei casi specifici che vanno sui giornali, eccetera, che magari a un occhio non attento sembra che stiano inventando qualcosa di nuovo, noi abbiamo un flusso continuo dei colleghi che il cloud, le piattaforme lo utilizzavano già per il supporto del lavoro in classe, che hanno tranquillamente continuato ad utilizzarli anche in queste condizioni. Cioè, di fatto, il tenere la scuola chiusa è chiaramente un ostacolo imprevisto che cioè, non rende possibile esplicitare quello che è un dialogo educativo, che è quello in cui crediamo e riteniamo indispensabile, ma chiamo una collega, scuola primaria, mi risponde dopo mezz'ora e mi dice perché? Perché ero in meet con i miei studenti. Poco fa mi scrive un collega e dice: oggi avevo 4 ore, le ho fatte con Meet, abbiamo fatto l'attività che eccetera, eccetera. Cioè,
Cioè, nel momento in cui il modello, giorno dopo giorno, passo passo, è stato introiettato dai docenti e dagli studenti che lo mettono in atto, questo continua in maniera naturale, semplice. E funziona. Per cui vediamo che il nostro sforzo di andare sulle scuole proponendo delle dinamiche passo passo, ritmi lenti, medio termine, alla lunga ha pagato. Chiaramente adesso c'è la domanda di soccorso da parte di chi non ha fatto questo percorso e si trova inevitabilmente in difficoltà. Non si possono improvvisare le cose, qualcosa si può tamponare con degli aiuti che possono venire soprattutto da fuori, e noi siamo qui per le scuole dell'Emilia Romagna a offrire anche questo servizio, però sarà la grande occasione questa per ripensare e programmare bene le attività. L'ultima cosa, e questo è importante, siamo pieni di esempi che vedono docenti che si muovono a livello quasi individuale. Abbiamo da 2 anni questa cosa che si chiama GDPR, che magari tra noi esperti del settore è stata vista quasi, soprattutto nei primi tempi, come una grande bega, un grande ostacolo, e invece è proprio, da un certo punto di vista, lo strumento, nostro massimo alleato, che ci salva. Perché? Perché i bisogni dell'educazione a distanza del digitale devono essere affrontati in una logica di sistema, di istituto, per cui una regia imposta da una normativa, che è una normativa di tutela, ci aiuta, ed è il nostro primo alleato, per poter fare le cose bene, non in modo improvvisato, se non quasi raffazzonato. La parola a Luigi sugli strumenti che utilizziamo. Sì, buonasera. Cerco di essere abbastanza breve. Dunque, abbiamo pensato di dividere questa piccola parte in 3 sezioni che si chiamano ambienti di lavoro complessi, strumenti di comunicazione e fruizione di contenuti didattici. Dunque, qui abbiamo fondamentalmente delle cose abbastanza generiche, non c'è tempo per scendere nei particolari, per parlare di soluzioni specifiche, però ci piaceva individuare delle linee guida in qualche modo, no? Quindi cloud, inteso come appunto lavorare non in locale, questo è un nostro pallino, come diceva Roberto, da ormai una decina d'anni, e quale migliore occasione per mettersi all'opera, insomma, no? In questo senso, in una situazione di emergenza come questa. Quando parliamo di condivisioni vorremmo andare un pochino oltre anche in questo caso, quindi non soltanto lavorare in maniera sincrona e asincrona su documenti, su presentazioni, su fogli di calcolo, ma proviamo anche a immaginare delle soluzioni vere e proprie di software online che possono emulare i software delle LIM, e ci sono e si possono utilizzare online in maniera... Velocemente, il discorso dell'utilizzo dei video, delle videochiamate. Ci sono oggi, la maggior parte delle piattaforme ce le ha già integrate, delle funzionalità che ci permettono in piccolo gruppo, quando dico piccolo vuol dire piccolo rispetto ad esempio a quello con cui stiamo lavorando oggi pomeriggio, no? Di migliaia di persone, quindi simulare un gruppo classe, 25-30 persone, di effettuare videochiamate, di condividere lo schermo in modo abbastanza semplice. Questo può essere molto utile in una situazione di lavoro a distanza. Ho aggiunto anche screencast. Per quanto riguarda invece la comunicazione video asincrona, è importante, insomma non lo dico io, però Khan Academy è nata ormai nel 2006, credo, quindi registrare anche delle lezioni e proporle in un'ottica di appunto di flipped classroom sarebbe importante. Ho aggiunto anche streaming, non è ancora una cosa facile da fare se non si hanno delle grandi competenze e dell'hardware insomma di un certo tipo, però potrebbe essere questa l'occasione per approfondire questo discorso. In realtà sia YouTube ma anche altre piattaforme che non sono pensate per la didattica ma per il gaming, tipo Twitch per esempio, potrebbero essere esplorate anche in questo senso. Se andiamo nella slide successiva... Sfruttare anche chiaramente come strumenti di comunicazione
Roberto prima ha citato il GDPR, no? Quindi non sto a citare adesso le più note applicazioni di comunicazione di messaggistica istantanea, che per carità nell'informale stanno bene, però noi siamo a scuola e quindi utilizzare il registro elettronico sarebbe importante dal punto di vista anche della comunicazione e se ci sono anche le classi virtuali, perché no? Se non abbiamo le piattaforme, sfruttiamo il registro elettronico e la comunissima email. Possibilmente non quella privata, ma quella istituzionale, cioè quella che abbiamo legato all'account istituto e che quindi si può utilizzare anche con i minori di 14 anni. I termini di servizio, per esempio, di alcune compagnie importanti stanno cambiando in questi giorni, ci saranno delle restrizioni proprio grosse sull'utilizzo di account privati per i minori di 14 anni. Per concludere, l'ultima slide, la fruizione dei contenuti didattici. Non vogliamo certo dire non usiamo più il libro cartaceo, però in una situazione come questa sfruttare anche le piattaforme che magari sono già legate ai libri di testo che abbiamo adottato, perché no, sono lì, utilizziamole. Oppure piattaforme a libero accesso, preferibilmente piattaforme open, piattaforme che condividono i materiali in Creative Commons. Occhio in questo caso, chiaramente, qui è il docente che deve fare da digital content curator, a selezionare bene i contenuti, perché in questo caso è importante capire qual è la fonte, quali sono, insomma, qual è la qualità di questi contenuti digitali. Io avrei finito qui il mio intervento, passo la parola a Elena Pezzi. Va bene, allora niente, grazie Luigi, grazie Roberto che mi ha preceduto. Avete già sentito parlare di vari e svariati strumenti. Quello di cui vi voglio parlare io in questi pochissimi minuti è uno strumento che sicuramente moltissimi di voi già conoscono. È chiaro che è uno strumento che non si può improvvisare in questo momento in cui siamo, ad esempio nella nostra regione, fuori da scuola e non siamo in contatto con i ragazzi. Però sapete che eTwinning è una piattaforma europea, una community per docenti e studenti, e vi ho messo qui alcuni numeri solo per darvi un po' l'idea dell'enormità e della vastità di questa community. Siamo quasi 800.000 insegnanti e se vedete in Italia siamo a circa il 10%. L'Italia è il secondo paese più popoloso e più numeroso all'interno della community di eTwinning, dopo la Turchia. Quindi è sicuramente uno strumento di condivisione, collaborazione e comunicazione potentissimo, che è già usato da moltissimi docenti e dunque conseguentemente da moltissimi studenti. E quello di cui si diceva prima, è una piattaforma sicura perché è il docente che si iscrive alla piattaforma e che a sua volta invita gli studenti. Quindi non c'è il problema di account richiesti da parte dello studente. È una piattaforma che funziona e che permette di sviluppare progetti a distanza collaborativi dalla scuola dell'infanzia fino alla fine della scuola secondaria di secondo grado. E come vedete appunto dai numeri ci sono già numeri altissimi di partecipazione. Bene, che aiuto può dare eTwinning in questo momento in cui non siamo in contatto con i nostri studenti? Beh, ad esempio ci dà la possibilità di restare in contatto con i ragazzi. Io personalmente ho una serie di progetti con le mie classi e semplicemente mi sono messa in contatto con gli studenti per fare quelle attività che avevo previsto di fare durante questa settimana. Non possiamo farle in presenza, non è un problema perché comunque sulla piattaforma tutti abbiamo accesso, possiamo lavorare all'interno della piattaforma. Il Twin Space è quello che si chiama appunto lo spazio di progetto e si possono organizzare varie attività, fra le quali, ad esempio, eTwinning ha un sistema di videoconferenze integrato dentro alla piattaforma attraverso Adobe e quindi domani pomeriggio avrei dovuto incontrare i miei studenti per fare un laboratorio riguardo a un progetto Erasmus che stiamo portando avanti. Non lo possiamo fare in presenza, lo faremo online perché tutti quanti ci possiamo collegare e lavorare in questa maniera collaborativa, oltre che lavorare con i nostri partner di progetto, ovviamente. Ugualmente,
in un altro modo, in un altro progetto che non è un progetto Erasmus, ma è semplicemente un progetto di collaborazione tra due scuole, tra più scuole italiane e spagnole. Anche in questo caso facciamo lavoro, i ragazzi sono in contatto tra di loro nei forum e quindi possono portare avanti la collaborazione in maniera assolutamente naturale, come se si lavorasse in classe. Direi che il tempo a nostra disposizione è finito. Io ridò la parola a Roberto e mi sposto. Niente, grazie a voi per la possibilità. Speriamo di aver suscitato interesse e qualche curiosità. Ci sentiamo dopo se ci sono domande. Saluti a tutti. Grazie mille per i contenuti davvero interessanti. Siamo partiti subito con la carica e no, davvero per gli spunti io credo ci saranno diverse domande. Dico solo che dal mio punto di vista, noi che stiamo monitorando così, sono già arrivate una cosa tipo 300 email dall'inizio del webinar all'indirizzo di collegamento del webinar, quindi credo che l'interesse sia alto. Per cui se vi potete fermare fino alla fine per poi rispondere ad eventuali domande, vi ringrazio. Grazie, se no siete stati gentilissimo. Ugualmente, davvero apprezzatissimo il vostro contributo. Grazie. E a questo punto passerei la parola a Laura Biancato, dirigente Buongiorno a scolastico. tutti. Buongiorno. Ciao Laura. Ciao. E, lascio a te Va parlarci bene. un po' di scuola a distanza. Allora, io potrei anche mostrare subito lo schermo, però se non vi dispiace preferisco un momento aspettare. E parlo un attimo a braccio di quello che continua in pratica il ragionamento del servizio Marconi, che saluto, loro sono sempre bravissimi, ci vorrebbe un servizio Marconi in ogni regione, l'ho sempre detto da tanto che lo dico. Allora, siamo in un momento di emergenza nazionale che in realtà in questo momento preciso sta solo sfiorando le scuole, perché per quanto riguarda per esempio il Veneto, dove mi trovo io mi trovo a pochi chilometri da dove sta partendo il webinar. Io dirigo l'Istituto Superiore di Asiago, che è una scuola in montagna, a 1000 metri di altitudine, con 9 indirizzi di istruzione superiore. Noi saremo chiusi per le vacanze adesso, in effetti, perché le vacanze del Veneto durano fino a mercoledì, oggi compreso. Però c'è la chiusura posticipata, cioè c'è questa chiusura prorogata per giovedì, venerdì e sabato. Allora, nelle normali condizioni, diciamo, sarebbe una chiusura per, non so, calamità naturale o altro, insomma, di soli 3 giorni. Noi ovviamente tutti siamo preoccupati perché questa chiusura potrebbe essere prorogata ancora, e poi pensiamo a quelle zone che invece in questo momento sono veramente isolate, sono in zona rossa ed hanno una situazione drammatica in generale, ma che ancora di più ricade sugli studenti, sui docenti, ma anche su, pensiamo agli studenti molto piccoli, insomma i bambini che in questo momento da giorni non stanno andando a scuola e non sanno quando rientreranno. Allora, sono pronte le scuole italiane ad affrontare questa difficoltà? Io credo di no. La scuola di Vo' Euganeo, per esempio, è diretta da Alfonso D'Ambrosio, che è un dirigente che è stato, prima di essere dirigente, un docente veramente digitale, e forse quella scuola ha la fortuna di avere un dirigente che sa cosa deve fare al momento giusto e lo sta facendo. Ecco, io non credo che tutte le scuole d'Italia siano nelle stesse condizioni, perché molte non sono attrezzate. Allora, in effetti, prima Lisa dicevi, no, che la Cina ha avuto questo grosso esperimento in una condizione sicuramente difficile di didattica digitale. Ci stiamo un po' avvicinando anche noi a questa situazione critica, e forse ne potremmo trarre qualcosa di buono, cioè potremmo anche pensare che nel momento in cui dobbiamo ormai sgravarci dal dubbio se il digitale e internet siano uno strumento buono o non buono, ce lo risolviamo immediatamente, non c'è una risposta diversa. Adesso le scuole hanno la necessità di utilizzare questo strumento appieno. Allora,
Scusami Laura, ti interrompo solo un secondo per dare una comunicazione di servizio perché stiamo ricevendo decine e decine di mail. Volevo solo rassicurare i partecipanti che riceveranno l'attestato sia quelli che seguono la diretta su GoToWebinar sia quelli che la seguono su YouTube. Quindi non vi preoccupate, domani riceverete tutti sia l'attestato di partecipazione che le slide e la videoregistrazione. Ho finito, scusami l'interruzione. No, no, figurati, anzi, credo che sia una buona cosa che rassicuri perché so che ci sono tanti, ho ricevuto un sacco di messaggi di persone che non riuscivano ad entrare ma che poi si sono buttate sulla diretta YouTube. Appunto, stavo dicendo che in generale le scuole in Italia forse non sono tutte così attrezzate, alcune sì, altre un po' meno. Però, ecco, tornando, facendo un passaggio indietro, non tutte le scuole sono uguali, cioè. Quando si parla di istituzione scolastica, tendiamo tutti ad omologare il sistema come se fosse un sistema unico e identico, ma le scuole hanno caratteristiche diverse. Per esempio, ci sono le scuole del primo ciclo che nel momento di chiusura, adesso appunto dicevo prima quella di Vo, ma anche quella di Codogno, insomma delle città che adesso sono chiuse in una zona rossa. Se i bambini sono piccoli, chiaramente i problemi di raggiungerli non in presenza sono di un certo tipo. Se invece si tratta di un istituto superiore come il mio, chiaramente le necessità sono altre, ma anche le opportunità sono altre, perché i ragazzi sono più grandi e possono rispondere in prima persona anche degli strumenti che usano, limitatamente a quelli che sono gli strumenti per la scuola, no? È ovvio. Quindi questo mette tutte le singole scuole nella condizione di doversi organizzare in maniera diversa. Voglio dire che in questo periodo, quando la domanda è anche da parte del ministro, da parte di questa task force, da parte degli organi di stampa, cosa può fare una scuola? Bisogna rispondersi in maniera diversa, cioè bisogna dire che ogni scuola può organizzarsi a seconda del tipo di situazione che ha. Allora, nel momento in cui una scuola entra in una necessità di questo tipo, cerca di far venire fuori, di far emergere tutto quello che già ha e che può mettere a frutto magari in maniera migliore. In questo momento io credo che sia quello che sta succedendo nella maggior parte delle scuole. Come? Ah, scusate, ho sentito un ritorno, pensavo che fosse un intervento. Allora, che cosa può capitare appunto a livello di istituzione scolastica? Come dicevano prima i bravissimi esperti del servizio Marconi, la prima condizione è che Luigi, mi pare, Parisi, mi pare che abbia detto questa cosa, la prima condizione è che tutti siano raggiungibili, quindi che tutti abbiano un account per essere raggiunti, ma non un account a caso, bisogna che ci sia un account della scuola istituzionale. Questa cosa però si risolve rispetto ai genitori utilizzando il registro elettronico, quindi noi sappiamo che con il registro elettronico possiamo raggiungere praticamente tutti. Ecco, questa condizione che è un po' una premessa, io credo che sia, se ancora una scuola non ci ha pensato, bisogna che ci pensi. Chi ci deve pensare? Ci deve pensare il dirigente, perché è il dirigente che regola un po' e che ha il compito di organizzare. Perlomeno quello che ho sempre pensato rispetto alla mia professione è che io debba assolutamente garantire le condizioni perché tutti abbiano gli stessi diritti e gli stessi doveri. In una condizione di emergenza, quando non può essere prevista la presenza dei ragazzi e dei docenti a scuola, se non c'è un sistema per raggiungerli tutti a distanza, chiaramente il palco crolla clamorosamente. Quindi questa è la premessa. Dopodiché, ecco, come può essere il sistema di gestione delle comunicazioni a distanza e della didattica a distanza dipende appunto da quello che uno già ha. Il registro elettronico consente, ormai quasi tutte le scuole ce l'hanno, il registro elettronico consente di operare non solo in termini di anagrafica, valutazione, eccetera, ma anche di didattica, perché quasi tutti i registri elettronici, nel mio caso noi abbiamo Classe Viva di Spaggiari, comportano la possibilità di un'area didattica, proprio chiamata didattica come funzione, dove inserire i materiali per i ragazzi. Qualche purista dirà che questa non è didattica a distanza. Ci siamo sentiti dire anche questo in questi giorni. Però
Però io credo che questo sia già qualcosa, cioè è già la possibilità per i ragazzi e per i bambini, nel caso, di essere raggiunti da materiali che i docenti possono mettere a disposizione. Anche materiali, certo non materiali pesanti come video, ma insomma materiali di carattere documentativo. E questa è una prima soluzione, è la più semplice e anche quella che dà meno opportunità. Facendo un ulteriore passaggio e vedendo invece qualcosa che sicuramente a livello di strumento è più opportuno, è più positivo per avere una specie di scuola virtuale, mettiamola così, quando la scuola invece ha deciso come sistema di dotarsi di una piattaforma globale, questo naturalmente fa sì che la scuola sia già attrezzata di suo per una didattica a distanza. Parlo di quelle piattaforme che in realtà sono solo due, che possono offrire qualsiasi tipo di strumento per la comunicazione e la didattica a distanza. Queste due piattaforme, come tutti sappiamo, sono la G Suite di Google e Microsoft 365 for Education, che è la piattaforma Microsoft. Hanno le stesse funzionalità e danno delle opportunità infinite, davvero infinite. Io so che poi dopo di me interverranno docenti esperti. Io sono una dirigente, quindi mi occupo della parte organizzativa, ma queste cose credo di doverle in ogni caso padroneggiare. So che dopo di me parleranno Anna e Alessandro, con tutti e due, tra l'altro, per caso ci siamo sentiti stamattina. Queste piattaforme sono assolutamente indispensabili. Che cosa fanno queste piattaforme? Io utilizzo la G Suite, non me ne voglia Microsoft, però a scuola da me c'è la G Suite. Cosa consentono di fare? Consentono di raggiungere tutti gli studenti e tutti i docenti in maniera anche sincrona, di condividere documenti, di creare Classroom, che è praticamente una classe virtuale che ogni docente può, predisporre per i suoi studenti, e di caricare e di mettere a disposizione dei materiali anche pesanti, parlo di video lezioni, di tutorial, che normalmente, per esempio, nel registro non si possono mettere, ossia sono difficilmente condivisibili. Quindi tutto questo consente una didattica a distanza vera e propria, molto semplice, molto agevole, e integrandola, tra l'altro, con la possibilità di videoconferenze, di strumenti che consentono proprio di vedersi. Ora, la presenza sicuramente è un'altra cosa. Quando i ragazzi sono insieme, quando il docente è in classe è con i ragazzi. Ma vedersi è già qualcosa che richiama la presenza, che in qualche modo supera l'isolamento a cui uno è costretto quando c'è, appunto, come in questo caso, un'emergenza sanitaria. E le potenzialità di strumenti, di piattaforme come queste, se penso alla G Suite e a quello che con Meet e con Hangout si può fare, come video, non solo come videoconferenza, ma proprio come riunione insieme, ognuno può parlare, ognuno può intervenire, ci si vede tutti, si arriva fino a un'utenza di 100 persone messe insieme, che si vedono e si parlano, e possono anche condividere lo schermo, ognuno. Quindi, possono effettivamente realizzarsi delle condizioni di riunione tipo consiglio di classe, per dire, ma anche di lezione con una classe intera, il docente con i ragazzi. Il docente può condividere i suoi materiali, i ragazzi possono condividere i loro. È possibile, per esempio, verificare, adesso dico una cosa molto banale che fanno tutti, se hanno svolto le lezioni. E addirittura riuscire a correggere a distanza queste lezioni e fare una discussione, per esempio, sugli errori e su quello che è il prodotto dei ragazzi. Qui naturalmente parlo di ragazzi un po' più grandicelli, però io direi che da una quinta della scuola primaria questo strumento, almeno per quanto mi riguarda, anche l'Istituto Comprensivo di Consulente che dirigevo prima, le maestre utilizzavano tranquillamente questo strumento anche con le quinte della scuola primaria. La privacy, prima Roberto citava il GDPR, la privacy è assolutamente protetta perché la G Suite come Microsoft for Education sono piattaforme destinate alla scuola, quindi hanno una policy per la privacy assolutamente perfetta e quindi da questo punto di vista siamo a posto, sotto tutti i punti di vista siamo a posto. Ecco, ritorno un momentino, adesso ho detto due o tre cose rispetto alle soluzioni che vengono adottate nella mia scuola, sia per i docenti che per i ragazzi.
Quello che, però torno un attimo indietro, quello che secondo me è veramente importante è che la scuola si doti di un sistema. Ecco, su questo l'ha detto il servizio Marconi, lo dico anch'io, credo che lo diranno anche quelli che verranno dopo di me. Allora, il sistema è un sistema che deve prendere gli strumenti e metterli in ordine e far capire a tutti quali sono e come vengono utilizzati. Noi in questi giorni abbiamo in qualche modo fatto di necessità virtù, appunto, e predisposto uno strumento. Che adesso, se condivido lo schermo, vi faccio un attimo vedere. Ci provo perché spero di riuscirci. Ok. Lo vedete? Sì, ti confermo che lo vediamo. Ok. Ecco, noi abbiamo predisposto questo piccolo vademecum. In realtà non ci siamo inventati niente, perché quello che adesso vi dico in 3 minuti per concludere, che vedete qui, è semplicemente il riepilogo e la sintesi di quello che nella mia scuola c'è già. E già si fa in condizioni normali. Perché l'obiettivo dovrebbe essere questo, cioè cercare di implementare e rafforzare questi strumenti che però valgono tantissimo e sempre per la didattica ordinaria. Quindi non sono una modalità da utilizzare in emergenza, sono una modalità normale, lo sono davvero in certe scuole come per esempio la mia. Allora, noi abbiamo riepilogato in questo documento che adesso vi faccio scorrere velocemente e che sono anche molto contenta di aver messo in rete e a disposizione di chi lo voleva prendere perché mi sono arrivate diverse testimonianze di scuole che l'hanno fatto loro e l'hanno ridimensionato, rimesso a posto, adattato alla loro situazione. Ecco, per dire che la rete anche virtuale o comunque i contatti tra le scuole sono importantissimi, si disseminano delle buone pratiche e ognuno prende qualcosa dall'altro. Io stessa, per finire questo, ho preso spunto da un documento del mio collega bravissimo Luigi Tosolini di Parma e poi questo mio documento, un po' preso da lui, girato e ha subito altre variazioni. Ma qual è la cosa importante? Che qui c'è il nostro sistema e questo sistema lo possono vedere tutti. L'abbiamo messo naturalmente, l'abbiamo intitolato Linee guida per la didattica online, la comunicazione, le riunioni in tempi di emergenza, ma voglio dire, è stato un modo per riepilogare un po' tutto. Ecco, se condividiamo lo schermo, vedete che qui ci sono collegati in questo momento alcuni dei miei docenti che lo stanno guardando, è stato condiviso già da 2 giorni, quindi insomma ormai l'avranno già visto tutti, è scaricato, ma anche no, perché è dentro nel drive della scuola. Ecco, in queste condizioni di emergenza. Noi abbiamo fatto il punto su quello che abbiamo. Allora, la prima cosa è che ognuno di noi ha un servizio di comunicazione via mail perché tutti, nel momento in cui hanno messo piede a scuola, sia personale tutto che studenti, sono stati forniti di un account scolastico della G Suite. Quindi ognuno ha cognome, punto nome, chiocciola istituto superiore asiago.it. Questo non è un dettaglio. Perché questa è la chiave, cioè questo account mail è la chiave per entrare nella scuola virtuale che è fatta dalla piattaforma G Suite. Quindi con questa chiave di accesso ognuno può aprire alcune porte, non tutte. Io le posso aprire tutte perché sono amministratore, ognuno può aprire le porte che gli è consentito naturalmente aprire. Intanto vedo che i miei docenti che stanno consultando il documento aumentano. Ecco, allora, questa cosa ci consente? Di regolarci anche a distanza, perché tutti gli strumenti della G Suite e della Google Suite sono accessibili. Qui abbiamo fatto un riepilogo delle credenziali, delle modalità d'uso e di accesso, quelle che vi ho detto. Ecco, abbiamo anche un attimo ribadito che in condizioni come siamo noi, insomma, in montagna, c'è qualche studente che non ha proprio la connessione. Allora, abbiamo cercato di insistere, questo documento è stato mandato anche agli studenti. Abbiamo cercato di insistere sulla capacità di tutti di fare comunità e quindi eventualmente di mettersi d'accordo per trovarsi fuori dalla scuola, perché in questo momento a scuola non si può venire. Ecco, la proposta didattica naturalmente è concordata tra docenti, studenti e famiglie. Stiamo cercando di mantenere un minimo di scansione, diciamo, relativa alle attività didattiche, ma ripeto, per noi in questo momento si tratta solo di una chiusura di 3 giorni e non di più, ma questo può essere opportuno saperlo anche in altre condizioni. Ecco, la scuola ha la G Suite for Education, quindi possiamo utilizzare tutta la piattaforma, tutti, con Classroom, che è lo strumento per la classe virtuale, tutte le applicazioni online, i moduli naturalmente che possono servire per fare dei test.
importantissimi questi tre, Google Hangout, Google Meet e il canale YouTube della scuola, e comunque quella parte di YouTube che si può, alla quale si può accedere con questa piattaforma che è scolastica, per permettere di videochiamare o fare lezioni in diretta, quindi in streaming, ma anche con l'intervento dei ragazzi. Questo però ci consente anche di fare riunioni online. Tanto per dire, io stamattina ho staff, noi siamo in quattro staff ristretto, insomma io e i collaboratori, e abbiamo pasticciato, cogliendo l'occasione di questa pausa forzata, abbiamo pasticciato, diciamo, con Meet per vederne tutte le funzionalità. E scoprendo, perché ancora non ci eravamo arrivati, che davvero è possibile fare delle vere e proprie riunioni anche se non si è in presenza, condividendo tutto, materiali, desktop, e altro. Ecco, dopodiché abbiamo riepilogato anche, diciamo, la possibilità di usare il registro elettronico Spaggiare Classe Viva. Questo direi che ho utilizzato al 100%. Ecco, questa è la funzionalità, che a scuola è utilizzata da tutti e anche da tutti i genitori, quindi per le comunicazioni, per la didattica, diciamo che può essere la base che tutti quanti, anche le scuole che hanno meno strumenti, possono usare. Ecco, però vi vorrei far notare quello che è sottolineato lì, cioè ai docenti si suggerisce di evitare l'utilizzo di altre piattaforme che non siano G Suite e Classe Viva. Ora, potrebbe risultare questa una frase un po' bulgara, no? Un po' impositiva, ecco, si è deciso così, ma è questo il sistema, cioè se una scuola funziona bene, si cerca di fare in modo che gli strumenti siano garantiti a tutti e che le stesse opportunità appunto siano garantite a tutti. Usare altre piattaforme, per quanto ottime, per quanto belle, vuol dire mettere nelle condizioni lo studente di avere diverse credenziali, diversi accessi, materiali sparsi da tutte le parti. Per noi, essendoci il registro e la G Suite, quello è il sistema e quello in effetti sta funzionando. Ecco, dopodiché naturalmente ci sono anche le versioni digitali dei libri di testo, eccetera. Noi abbiamo un grande, che quattro delle nostre classi hanno lo strumento 1-1, one-to-one, hanno l'iPad. E quindi per queste classi, in effetti, qua c'è una foto anche di un gruppo, insomma, di studenti all'azione. Per queste classi la didattica digitale è ormai una realtà molto, molto presente e quindi anche la didattica a distanza. Io credo che questo dovremmo puntare ad implementarlo. Adesso abbiamo quattro classi su 40, dovremmo assolutamente arrivare a coprire un po' tutti con uno strumento, diciamo, di tipo proprio individuale. E credo che sia un obiettivo a cui puntare in generale. Ecco, sulle metodologie, qui abbiamo fatto un piccolo rapido riepilogo, Flipped Classroom è stata citata anche prima, consegna di report, web quest, eccetera. Ecco, questo veramente devo ringraziare il collega di Parma, del Liceo Bertolucci, appunto Luigi Todolini, che mi ha dato lo spunto di fare un riepilogo molto sintetico e di mettere le cose assolutamente essenziali, finendo proprio con la possibilità di usufruire di video e di streaming. Ecco, l'ho voluto far vedere perché non è niente di che, ecco, noi non abbiamo fatto, no, abbiamo un po' scoperto l'acqua calda, abbiamo cercato di mettere insieme quelle che erano le nostre caratteristiche. Questo documento forse è da prendere come spunto in termini di scansione, di contenuti, cioè, diciamo di paragrafi, ecco, non certo di contenuti veri e propri perché ogni scuola si deve in qualche modo riferire la sua di esperienza, però l'esperienza appunto ci vuole e secondo me deve esserci un sistema predisposto che il dirigente insieme allo staff, insieme al collegio docenti organizzi col tempo e con tanta formazione, perché in questo momento quello che succede a noi è che la formazione va avanti, è sempre stata molto molto presente, l'opportunità di formarsi è data a tutti, anche a distanza. Sorrido perché penso che dopo di me dovrebbe parlare, insomma, tra poco Alessandro Bencivenni, no? Col quale giusto stamattina mi sono messa d'accordo, vista la pausa forzata, di fare un webinar venerdì e lui mi dà la possibilità, ecco, di dare una rinfrescatina su tutti i contenuti della G Suite. Facendo collegare con lui tutti i miei docenti. Quindi formazione in presenza o a distanza, noi cerchiamo di non perdere proprio il filo del discorso e del ragionamento. Al momento mi pare che ci stiamo attivando anche bene.
Ho visto tanta presa in carico da parte dei docenti, anche del personale ATA, perché, ecco, non l'ho detto, ma anche la mia segreteria sta lavorando a distanza, perché siamo attrezzati anche per quello. Lo smart working per noi è già una realtà e lo possiamo fare in maniera abbastanza serena. Ecco, si spera per poco tempo. Io vorrei concludere con questo, con l'augurio che questo sia un periodo che passerà in fretta, che non provochi troppi danni, anche se purtroppo le previsioni non sono eccezionali, ma speriamo di uscirne bene tutti e di aver imparato poi nel frattempo anche qualcosa. Ecco, io Grazie chiuderei mille, Laura, qui. per il contributo. Ti chiedo una cosa, io non ti ho Poi una magari ci zittita sono proprio domande. il microfono mentre parlavi per non disturbarti, però anche perché qua stanno veramente arrivando tante domande, tantissimi ci stanno chiedendo di condividere il tuo documento quando spediamo la presentazione. Mi sembra che tu l'avessi già Sì, condiviso, volentieri cioè è ve una lo cosa che possiamo certo. fare. Io è sulla mia pagina personale, che è una pagina pubblica, quindi anche chi non ha l'amicizia con me su Facebook può cercare Laura Biancato. Nella mia pagina c'è il link al Drive, ma siccome a volte quando ci sono troppi accessi, poi il Drive è sempre la G Suite della scuola, quindi si impalla se troppi esterni accedono. Eventualmente vi posso mandare il documento tranquillamente in Word e poi ognuno ne può fare quello che vuole. L'abbiamo messo a disposizione apposta, ma ripeto, anch'io l'ho mutuato in parte da colleghi, quindi è un po' un giro No, ma infatti vedo che ci sono tutti i riferimenti effettivamente, quindi non penso ci dovrebbero essere problemi. Ho visto che hai Sì, messo il nome di tutte le persone a cui ti sei riferita, quindi. beh, e viceversa ho visto che i miei colleghi, insomma, che hanno preso il documento hanno fatto lo stesso con me, quindi l'ha preso Bencivenni per la sua, Antonio Fini, Alessandra Lucci, insomma, ci siamo scambiati un po' di idee in questo periodo perché per tutti non era un momento facile, quindi chi ha potuto si è messo in relazione e ha cercato di darsi una mano, Eleonora Galli, insomma, tanti colleghi dalla Lombardia alle Marche, passando per la Liguria. Insomma, abbiamo cercato di mettere un po' le idee insieme. Di fare una cordata. Ti ringrazio allora perché veramente ha suscitato tantissimo interesse questo documento, ti dico, vedendo i feedback Grazie, beh, arrivando, le sono domande. contenta, ma è stato anche un lavoro non proprio brevissimo, ci abbiamo messo 2 o 3 giorni, però in pratica abbiamo messo insieme dei pezzi che avevamo già, quindi è stata solo una sintesi, ecco, una Come strutturazione un dicevi, po' ordinata. eravate già preparati, quindi in realtà è stato un mettere insieme degli Sì, elementi, non partire da zero. No, per dire, il tutorial, sto vedendo adesso sempre sullo schermo, no? Il tutorial sull'uso di Google Classroom che ha fatto uno dei miei collaboratori, che è la professoressa Salmaso, ce l'avevamo già, solo che l'abbiamo messo qui in maniera che fosse riepilogativo, ecco, per dire Facile. una cosa. Grazie. E Ascoltami, chiedo niente. anche a te quello che ho chiesto a Roberto, Luigi ed Elena prima, se puoi fermarti, se per caso ci sono domande Certo. fino alla fine, te le facciamo. Se non puoi, casomai te le giriamo dopo, ok? No, io vi ascolto fino Grazie. alla fine adesso, solo che mi trovo nelle condizioni di avere solo questa schermata qui e di non riuscire a tornare invece dove ero prima, dove non vedo più gli strumenti a Ci lato, dovresti. quelli. Ah, ma Ah, adesso adesso non ti sì. Vado preoccupare, qua facciamo trovato, sì, tutto noi. scusate. L'ho detto che non sono un tecnico, sono un Assolutamente, neanch'io. tecnico di video. Ho Ok, una bella grazie a scuola. tutti. Va Poi se bene. avete bisogno io sono qui, se ci sono domande basta che mi diciate, io mi fermo. Ok? Grazie, grazie mille. Ciao. Ciao. Grazie a tutti, grazie per l'attenzione. Ok, grazie mille. Mi sentite? Sì, scusate, io ogni tanto chiedo un feedback ai colleghi perché è un po' più complessa la gestione oggi, ovviamente, visti i numeri. E grazie per rimanere ancora connessi in così tanti, siete veramente un numero impressionante. Passo immediatamente quindi la parola a Alessandro Bogliolo. Parliamo in questo caso, quindi adesso abbiamo visto sistemi, come mettere a struttura le cose parlando di reti scolastiche o di scuola da un punto di vista di un ufficio scolastico regionale, da un punto di vista di un dirigente. Adesso invece parleremo con un professore universitario che però lavora, direi, a strettissimo contatto con i docenti. E
e che davvero ha in qualche modo rivoluzionato un certo modo di fare scuola anche a distanza, in particolare con quella che è la sua grande passione, che è il coding. Ma oggi ci parlerà un po' di sistemi, perché abbiamo visto finora, Laura ha detto, sì, noi siamo riusciti a partire velocemente perché una struttura, un sistema ce l'avevamo già. Allora io mi chiedo invece, se per caso una scuola non ha nulla, cioè oggi si ritrova che deve stare chiusa magari 3 giorni, mi auguro sempre che questi periodi siano brevi, ma non si sa mai. Se mi trovo a dover star chiusa oggi, cosa potrei avere a mia disposizione? Cerchiamo di vedere con Alessandro Bogliolo, quali sono gli strumenti già fruibili senza un'implementazione di sistema. Eccomi. Alessandro, mi senti? Ok, perfetto. Grazie mille. Grazie a voi per l'invito, è stato anche molto interessante ascoltare chi mi ha preceduto, per cui complimenti per l'organizzazione di questo webinar che penso che sia tempestivo e utilissimo a tanti, sia quelli che appunto hanno già un'esperienza o dei sistemi per avere degli spunti e delle idee e degli incoraggiamenti ad utilizzarli in queste situazioni, sia per quelli che invece non ne hanno e che possono prendere spunto da altri o trarne insegnamento per poi dotarsene in periodi più tranquilli, e auspicando che arrivino al più presto. Devo dire che io qui rappresento le università e non parlerò dei problemi che le università, però come potete capire anche le università hanno in questa fase, perché anche le università sono chiuse, alcune. E quelle che sono chiuse hanno problemi non dissimili da quelli delle scuole, benché abbiano a che fare con una popolazione adulta e quindi i problemi siano in qualche misura mitigati, ma è anche una popolazione più dispersa e quindi questo, diciamo, fa la controparte. In particolare, mi sento di riassumere ciò che è stato detto per riferirlo anche al caso delle università. Nel senso che quando si parla di didattica a distanza e di sistemi che consentono di fare anche didattica a distanza, si parla di una modalità cosiddetta blended, in cui gli strumenti online affiancano la didattica, chiamiamola tradizionale, poi come sapete meglio di me, ognuno innova e quindi di tradizionale si fa fatica a riconoscere che cosa c'è rispetto alla didattica innovativa. Ma diciamo la didattica non mutuata da strumenti online. Ebbene, dotarsi di strumenti blended crea il presupposto perché dalla didattica blended si possa passare all'e-learning senza soluzione di continuità quando ce n'è bisogno. E quindi è senz'altro una buona idea e una precauzione, oserei dire, visto l'emergenza che stiamo vivendo. E il modo in cui le scuole che hanno questo tipo di dotazione stanno riuscendo a reagire immediatamente. L'altra cosa che vorrei aggiungere a titolo di commento generale, parlando dei temi trattati oggi, prima di entrare nello specifico del tema che è stato a me assegnato, è che quando si parla di questo genere di soluzioni, concordo con quanto è stato detto, cioè si parla di una didattica a distanza che evidentemente non pretende di essere valida quanto la didattica in presenza, perché il senso di comunità, la vicinanza, l'empatia che si può creare all'interno di una classe, evidentemente si fa una gran fatica anche soltanto ad evocarli quando si è nella necessità di avere degli strumenti di mezzo e della distanza da colmare, però quando non c'è alternativa direi che vale la pena di sfruttarli tutti questi strumenti. E questi pongono spesso dei problemi che vanno affrontati in diversi ambiti che sono, oltre a quello tecnico, c'è anche quello ovviamente della pedagogia e degli aspetti didattici, ma anche degli aspetti normativi, della tutela, come è stato già menzionato, tutele e aspetti normativi che vanno di pari passo, quello dell'inclusione e del divario che può essere infrastrutturale, può essere culturale, può essere sociale, quello della scalabilità, perché se la scuola si è dotata di cose per fare didattica blended e quindi per utilizzarle ogni tanto a supporto della didattica in presenza,
questi stessi strumenti potrebbero far fatica poi a diventare lo strumento principale di erogazione della didattica e anche di accettazione. E forse quello dell'accettazione è il problema maggiore, accettazione da parte degli insegnanti, degli studenti, delle famiglie, e anche di rivoluzione in qualche modo di un patto formativo che prevedeva una didattica in presenza, quindi nel momento in cui giocoforza si deve optare per una didattica prevalentemente o esclusivamente a distanza, per quanto per un periodo breve, comunque questo patto in qualche modo viene violato se non lo contemplava. Quindi anche qui c'è da parte mia, anche se con il senno di poi, come in questo momento stiamo un po' tutti facendo, diciamo, un richiamo o un invito a provare a pensare se queste eventualità possano in qualche modo essere contemplate in un patto formativo che poi consenta all'atto pratico di attuarle, avendo già tutti in qualche modo sottoscritto un'accettazione di casi estremi e di estremi rimedi. Detto questo, mi sento anche di dire che a volte possono essere d'aiuto le metodologie didattiche, cosa di cui io, diciamo, non mi occupo direttamente, per cui perdonatemi se uso termini impropri o li uso superficialmente, ma ad esempio le modalità capovolte di didattica, in certi casi possono aiutare a far fronte a piccoli periodi di sospensione della didattica in presenza, consentendo di offrire agli alunni delle attività da svolgere che poi verranno, diciamo così, completate quando si tornerà in classe. Quindi, diciamo, vedo che il problema, come anche chi mi ha preceduto ha fatto, merita di essere trattato a tutto tondo, non concentrandosi esclusivamente sugli aspetti tecnologici. La tecnologia è uno strumento e come tale va utilizzato, ma gli strumenti da soli non bastano se non c'è un sistema, un ecosistema in grado di metterli a frutto e al servizio di una visione, di una strategia. Quindi questo è diciamo, il piccolo contributo che mi sentivo di dare, per quanto banale e scontato, e in qualche modo anche già tra le righe negli interventi precedenti, non escludo che si ritrovi nei successivi. E venendo invece al punto specifico, la cosa su cui volevo portare l'attenzione è il fatto che esistono delle risorse che possono essere messe a disposizione delle scuole per una libera fruizione. Quindi risorse online che in particolare io parlo di risorse che conosco molto bene, avendole prodotte o avendo contribuito a produrle per l'Università di Urbino, proprio nell'ottica di metterle a disposizione delle scuole o comunque di un pubblico molto vasto, cioè di quelle risorse che con un acronimo molto brutto vengono chiamati MOOC, cioè Massive Open Online Courses, corsi online aperti ad una fruizione massiva e gratuita. Queste risorse, soprattutto quando sono erogate da università e da università italiane, per cui non ci sono neppure barriere linguistiche, sono indubbiamente qualcosa di estremamente utile, perché sono erogate da enti ovviamente accreditati, ma anche qualificati non soltanto a parlare ai ragazzi o a un pubblico generico, ma anche a fare formazione per insegnanti. Quindi gli stessi strumenti e gli stessi contenuti che possono essere fruiti dagli studenti, in alcune situazioni possono essere fruiti anche dagli insegnanti che, giocoforza, con quegli strumenti e con quei contenuti, possono imbastire una attività didattica, diciamo, che sopperisce alla mancanza di diciamo, altre opportunità di condurre un'attività didattica pianificata, potendo al tempo stesso vedere questa attività come parte della propria formazione professionale. L'altra cosa che sempre in questa direzione è possibile fare, è possibile certificare l'effettiva frequenza delle attività da parte degli studenti, in modo tale che le scuole possano decidere se e come tenerne conto per eventualmente
anche ritenere valida ai fini del conteggio, anche semplicemente dei giorni di scuola, il fatto che si sia fatto un uso sistematico di risorse lasciate alla fruizione libera. Questo ovviamente sempre se dal punto di vista normativo, dal punto di vista dell'accettazione del divario infrastrutturale e culturale, la cosa non ponga dei problemi di, diciamo, esclusione di alcuni o di accettazione da parte di altri. Quindi, diciamo, non pretendo che questa sia una soluzione accettabile, perché l'accettabilità dipende da chi la deve appunto mettere in pratica e a sua volta far accettare, ma senz'altro posso dire che si tratta di risorse effettivamente disponibili e per certi versi adatte. Adatte lo dico non in modo autoreferenziale, ma perché a questo scopo sono già state utilizzate. Mi riferisco in particolare a un caso specifico nel quale una scuola di Urbino si era trovata all'improvviso nell'esigenza di chiusura per inagibilità della propria sede e in quella circostanza avevo chiamato a raccolta dei colleghi per mettere in piedi una settimana di didattica universitaria divulgativa che poi è stata confezionata in uno di questi MOOC. Quindi uno di questi MOOC che è immediatamente disponibile e che si chiama UniURB for High School, proprio perché ci eravamo mossi in questa direzione, è un corso fortemente multidisciplinare che corrisponde come impegno, diciamo, stimato da parte di chi lo completi ad una settimana di didattica a livello di scuola secondaria superiore. Questo è uno dei corsi, dicevo, in quella circostanza questo ha consentito alla scuola di dichiararsi aperta, pur non avendo la sede per una settimana. In questo caso devo anche dire che le lezioni erano state fatte in presenza raccogliendo tutti i ragazzi in un cinema, cosa che evidentemente sarebbe assolutamente infattibile nelle circostanze che adesso determinano le chiusure delle nostre scuole, ma per dire che quella didattica è stata ripresa e trasformata in MOOC con una presenza anche attiva dei ragazzi che in quel caso avevano potuto seguirla in presenza, ma a vantaggio di quelli che invece, non essendoci in quel periodo trasporto pubblico adeguato e altro, potevano comunque anche loro seguirla a distanza. Quindi si può semplicemente in modalità asincrona riproporre la stessa cosa. Come questo ci sono altri corsi, anche se non erano stati dettati da emergenze come quello di cui vi sto parlando, ma in particolare mi sento di consigliare due altri corsi, il cui impegno stimato è sempre dell'ordine di una settimana di attività didattica e anch'essi sono fortemente multidisciplinari. Uno si chiama Umano Digitale. Ed è un corso che, ripartendo dalla definizione di digitale, cerca le tracce di digitale nella storia dell'umanità, cercando di mettere in luce come ciò che noi chiamiamo digitale in realtà faccia riferimento alle capacità tutte umane di astrazione e di rappresentazione simbolica e sia fortemente legato alla storia stessa dell'umanità. Quindi questo è un corso che da un certo punto di vista è multidisciplinare, ma dall'altro ci consente anche di recuperare un rapporto tra esseri umani e tecnologie digitali, diciamo, mettendo le due cose nel giusto ordine e mostrando molto chiaramente che gli esseri umani e le loro capacità di rappresentazione simbolica vengono molto prima di qualunque tecnologia e che quelle che adesso noi chiamiamo ICT non sono le prime tecnologie digitali con le quali l'uomo ha avuto a che fare, perché quelle che le hanno precedute sono state il linguaggio, la scrittura, la stampa a caratteri mobili e via dicendo, e sono altrettanto frutto delle stesse capacità umane. Il terzo corso, che invece è ancora in corso di erogazione, per cui non può essere, diciamo, bruciato nell'arco di una settimana semplicemente perché le lezioni verranno ancora prodotte nelle prossime settimane, si chiama A scuola con Raffaello
E visto che siamo nell'anno delle celebrazioni raffaellesche, anche questo ci offre una opportunità di approfondimento multidisciplinare partendo proprio dalla vita e dall'opera di Raffaello Sanzio. Tra l'altro, con la speranza che presto possiate anche venire a visitare Urbino, che ne è stata la città natale. Questo è ciò che in qualche modo dalle università si può trarre per cercare di far fronte o di capitalizzare questi periodi nei quali la continuità didattica viene meno per mancanza di sedi in cui svolgerla o di strumenti dei quali le scuole siano già dotate. Il bello di questi corsi, non solo quelli erogati dall'Università di Urbino, ma quelli che potete trovare erogati in modalità analoghe, è che si basano su piattaforme in cloud che non hanno problemi di scalabilità e che si adattano molto bene anche ad essere fruite con strumenti di uso comune e con connessioni opportunistiche, perché sono asincroni come modalità di interazione e basati prevalentemente su strumenti cloud, social network e diciamo aggregatori come YouTube. Passando invece ad un altro tipo di attività che mi sento di proporre, è un'attività che coinvolge le famiglie in un'applicazione di, in questo caso, ludica, di metodologie didattiche che possono essere ricondotte a grandi linee al tema del coding, cercando anche qua di creare un ponte, un'ulteriore opportunità di contatto tra le famiglie, gli alunni, gli insegnanti e la scuola nei momenti in cui la scuola non può essere il luogo in cui questo contatto avviene. Allora, qui il pretesto è molto semplice, è quello di proporre dei piccolissimi giochi, dei brevissimi video corredati da materiale didattico libero e materiale didattico, materiale tout court, libero e unplugged, cioè che non presupponga nessuna dotazione particolare di strumenti elettronici, per cogliere delle piccole sfide e creare i presupposti comuni, un po' come un repertorio di istruzioni o un linguaggio, una convenzione comune sulla quale insegnanti, alunni e famiglie possano poi continuare a costruire insieme, perché l'idea del coding è proprio quella di acquisire una forma mentis, un linguaggio, uno strumento che consenta poi di dare libero spazio alla propria creatività. E quindi di costruire giochi, costruire attività che possono essere calate sulle discipline quando diventano attività didattiche o nel gioco per puro divertimento, per coinvolgimento, quando invece sono condotte in famiglia. Quindi questo è l'ulteriore suggerimento, cioè di proporre alle famiglie in modo autonomo e indipendente di fare insieme ai propri figli e qui mentre i MOOC di cui parlavo erano prevalentemente rivolti alle scuole secondarie di secondo grado, in questo caso questo mi sento tranquillamente di consigliarlo per la scuola primaria, per la secondaria di primo grado, addirittura per la scuola dell'infanzia, perché come vedrà chi avrà voglia di seguire questi brevi video che si terranno prevalentemente su Facebook e YouTube in un canale dedicato al coding per genitori, e con l'aiuto di un gruppo di insegnanti che hanno aderito ad un'associazione che si chiama codemook.net, dicevo, saranno attività estremamente intuitive. E l'idea è proprio quella di non avere prerequisiti e approfittare, se così posso dire, di questo momento per creare un ulteriore terreno di dialogo tra scuola e famiglia. Con questo io per ora vi passerei la parola a Lisa per ascoltare chi mi segue e eventualmente rispondere alle domande.
Grazie mille Alessandro, sì, perdonami se non interagisco come con tutti voi, ma mi silenzio e mi taccio apposta per lasciarvi liberi di dare il vostro contributo. Quindi ti ringrazio per gli spunti davvero interessanti. Visto che sono arrivate delle domande anche per te, nel frattempo stiamo facendo davvero fatica a filtrarle, vedremo poi come faremo alla fine. Quindi grazie se puoi fermarti anche te, così magari Certo, qualcuna la a facciamo più in tardi. diretta e poi. Grazie mille. Ciao, e passerei a questo punto la parola, se dalla regia mi dicono che è possibile, ad Alessandro Bencivenni, detto il prof digitale, che mi sembra che sia proprio adatto al webinar di oggi per definizione. E che Allora, chiaramente. Ok, ciao Ale. mi sentite? Sì? Io sì, ti sento. Allora, vediamo se riesco a far partire la. Ok, più tardi. Benissimo, mi sentite? Riuscite a vedere il mio schermo? Mi sa che stanno vedendo il mio. Sì, Alessandro, ti sentiamo, non vediamo il tuo schermo. Prova, no, ti dovrebbe essere arrivato un Ok, adesso? pop-up. Vediamo un attimo. Adesso? Non ancora, aspetta, può esserci qualche secondo di ritardo, un attimo solo. Allora, no, non lo vediamo ancora. Allora, rifacciamo un secondo, Vediamo. aspetta. Te lo tolgo e te lo riassegno. Dovrebbe Sì. arrivarti un pop-up con scritto Ok, mostra schermo. mostro schermo. Vediamo adesso. Oggi Meet, no, scusatemi, oggi GoToWebinar ce l'ha con me. Sono riuscito ad entrare. C'è un Diciamo numero che quasi per alto miracolo. di accessi. lo stiamo mettendo alla prova. No, allora noi ancora non vediamo il tuo schermo. Ale, vuoi che ci coordiniamo? Facciamo Tu un'ultima prova, se poi allora. se no te parli, io vado avanti sulle tue slide, tanto ce le ho. Ok, perché il problema è che io dovevo far vedere come utilizzare il componente aggiuntivo di Chrome, e quindi a differenza degli interventi precedenti, mi piaceva fare un qualcosa di più diciamo Interattivo. pratico da un punto di vista. Esatto. Facciamo una cosa. Allora, Allora, l'ho vediamo un riassegnato a po'. Lisa, Elisa lo ha condiviso. Adesso prova a cliccare, ti arriva il pop-up con scritto mostra schermo? Proviamo di nuovo. Sì, mi arriva. Arrivato? Oh, perfetto, adesso ce l'abbiamo. adesso va. Vai, Sì, ti si partiamo. vede. Grazie. Ok, buonasera a tutti. Facciamo finta di partire adesso. Mi chiamo Alessandro Bencivenni, sono un insegnante di scuola secondaria di secondo grado, insegno francese e sono un animatore digitale in una scuola che si chiama Licei Giovanni da San Giovanni, in provincia di Arezzo, in Toscana. Penso che l'accento più o meno si senta. Faccio anche il formatore, sono un certified trainer per quanto riguarda Google for Education. Anche chi mi precede ha parlato giustamente di G Suite, Laura Biancato, che è ormai un utente entusiasta per la sua scuola, e non ha torto perché effettivamente sono tanti gli strumenti che come insegnanti possiamo utilizzare quando si parla di G Suite for Education. Quello che mi piaceva farvi vedere oggi è, come dicevo, qualcosa di pratico e di molto semplice. Molti colleghi di solito, quando si parla di video lezioni, pensano che debbano avere delle competenze tipo regista di Hollywood, ok? Quindi che qualcuno mi dice: ma io non ho la videocamera, non ho il computer adatto, non so montare, e il lavoro è tantissimo. In realtà, per fare uno screencast che vi ho messo qua è semplicemente la registrazione di ciò che avviene sul nostro schermo, ci vuole veramente molto poco. Perché è utile la tecnica dello screencast o screencasting, insomma, scegliete voi.
perché come insegnante mi permette di mostrare quello che appunto avviene sul mio schermo, che può essere molto banalmente una presentazione di una lezione, potrebbe essere l'utilizzo, magari facendolo con un tablet, di un'applicazione che simula ad esempio una lavagna multimediale, e ce ne sono veramente tantissimi altri progetti. Quello che appunto si può fare con lo screencasting, lo si può fare anche utilizzando una, scusate. Si può fare utilizzando un componente aggiuntivo di Chrome che si chiama Nimbus. Questo componente aggiuntivo è gratuito. Vi faccio rivedere il mio browser. Questi che vedete di qua a fianco della mia barra degli indirizzi sono dei componenti aggiuntivi e funzionano all'interno di Chrome. Questo vuol dire che praticamente è come installare un programma, un software aggiuntivo, che però non gira sul computer, non viene installato sul computer, ma viene installato proprio su Chrome. Nimbus lo potete trovare all'interno del Chrome Web Store. Quindi, per andare nel Chrome Web Store è molto semplice, basta che su Google digitate Chrome Web Store. Una volta entrate all'interno del Chrome Web Store, basta cercare questo componente aggiuntivo che si chiama Nimbus. Quindi nel cercare nello store, clicchiamo su Nimbus, cerchiamo Nimbus e lo troviamo a questo simbolo, questa specie di appunto obiettivo colorato con una N nel mezzo. Clicchiamo su Aggiungi. Dobbiamo scaricare l'estensione, che sono veramente pochissimi K, quindi anche quelli che di voi hanno una connessione relativamente lenta non dovrebbero metterci troppo tempo. Una volta che, appunto, come vedete qua in basso, il programma, l'estensione finisce di essere scaricata, si apre automaticamente e la troveremo aggiunta qua in questa barra delle estensioni. Lo ricordavo un pochino più leggero Nimbus, sinceramente. Mentre lui installa, vi dico anche, è possibile poi entrare dentro per vedere poi la panoramica e c'è anche un video che poi vi spiega tutte le funzioni di Nimbus. Quello che fa Nimbus in sostanza è, oltre a fare anche degli screenshot, quindi a fotografare tra virgolette delle parti della pagina, è possibile registrare dei video. E quindi, come dicevamo, io ho una presentazione come quella che vedete qui, come quella che ho creato per il webinar di oggi, ed è possibile in quel caso parlare e registrare il nostro commento alla lezione, quindi che abbiamo messo sulle slide attraverso Nimbus, che ci sta mettendo effettivamente tantissimo ad essere scaricato. Un'altra, e quindi intanto vado avanti per non perdere tempo. Una cosa, ci sono anche altre applicazioni, altre estensioni del Chrome Web Store che possono fare al caso vostro, oltre a Nimbus. Anche qua basta scrivere semplicemente screencast e ne saltano fuori veramente tante. Screencast-O-Matic è molto popolare, dicevamo Nimbus, ma ce n'è un'altra che si chiama Loom. Fanno tutte più o meno la stessa cosa. Oh, ecco, finalmente Nimbus è partito e a questo punto vedete qua c'è una N. La prima volta, quindi questa la chiudiamo perché non ci serve, simuliamo appunto questa cosa della video lezione. Io clicco sulla N di Nimbus. Come vedete, qua ho registra video. Posso decidere se registrare i suoni dal microfono, registrare i suoni dagli altoparlanti, addirittura registrare una webcam. Posso decidere di fare diverse cose. Posso registrare la singola scheda oppure tutto il desktop.
Una volta fatto questo, clicchiamo su Start Record, selezioniamo appunto il nostro schermo intero, clicchiamo su Condividi e successivamente possiamo poi far partire la nostra presentazione. Facciamo partire la nostra presentazione e qua semplicemente facciamo la nostra lezione. Una volta fatto questo, dopo appunto aver fatto la nostra video lezione, chiudiamo, premiamo il tasto, come vedete, di Nimbus, che è diventato rosso perché c'è una registrazione in corso, e interrompiamo la registrazione. Una volta fatto questo, vedete, parte subito, come vedete, ha registrato tutto quello che succedeva sul mio schermo. Una volta fatto questo, possiamo salvare il nostro video o sul computer oppure inviarlo direttamente a Google Drive. In questa maniera, caricandolo su Google Drive, potremo poi caricare il video che abbiamo girato con la nostra presentazione, alla quale abbiamo aggiunto la nostra voce, quindi la nostra spiegazione, come vedete, la possiamo caricare su Google Drive e poi caricarla successivamente su Classroom. Ci si mette veramente pochissimo, non è necessario software aggiuntivo da installare sul computer, ma come avete visto una piccolissima estensione che però è veramente molto potente e che vi risolve veramente il problema della realizzazione della video lezione e quindi della didattica anche a distanza. Un altro modo per realizzare la didattica a distanza, in questo caso con video lezioni, qui c'è un errore che sono sincrone, quindi dal vivo, è Google Hangouts Meet, di cui ha parlato prima Laura Biancato. È un'applicazione che è concessa esclusivamente agli utenti di G Suite for Education, che permette di connettere, pensate, fino a 100 persone contemporaneamente. Ora, nella mia scuola lo utilizziamo già da tempo per permettere agli studenti con problemi di salute che gli impediscono di frequentare le lezioni, lo utilizziamo appunto per connetterci, in questo caso, dalla classe alla casa dell'alunno, oppure purtroppo è successo anche camere di ospedale. E in questo caso, ecco, si può anche decidere di fare, invece di uno a uno, uno a più. Quindi è molto semplice, come vi dicevo, dobbiamo avere G Suite for Education, però è compatibile anche l'applicazione con iOS e Android, quindi anche se i nostri alunni non hanno a disposizione un computer vero e proprio, possono comunque seguire la lezione anche in emergenza su uno smartphone o su un tablet. Viene condiviso un link e attraverso quel link molto semplicemente si entra all'interno della lezione, quindi della nostra video lezione, che è un po' come se fosse una stanza, ok? Un'altra cosa interessante, coloro i quali hanno già G Suite for Education potrebbero sapere questa cosa molto interessante, ovvero che all'interno del calendario di Google su G Suite è possibile automaticamente creare un evento, invitare gruppi o utenti singoli e creare automaticamente una stanza per la videoconferenza. Questo è veramente molto comodo. Vi farei vedere a questo punto questo video che ho girato ormai qualche tempo fa. Come vedete, l'avevo pensato come il caso appunto che si propone ogni tanto nella mia scuola, quindi permettere a chi non è a lezione, chi non è in classe, di poter seguire appunto gli insegnanti nelle loro lezioni. E vi farei vedere, se poi mi confermate se l'audio si sente correttamente, questa piccola porzione di video che vi fa vedere come funziona Google Meet. Lo faccio perché, essendo in videoconferenza, non potevo creare un'altra videoconferenza su Google Meet, altrimenti sarebbe stato un po' una confusione, però ci tengo a farvi vedere il video per farvi vedere che effettivamente è molto semplice l'utilizzo di Meet. Quindi magari se mi date un veloce feedback sul fatto che si senta o meno l'audio del computer o se c'è un ritorno fastidioso. Proviamo. Bene, mi trovo come al solito all'interno di google.it. Sentiamo, tutto a posto. Per trovare Meet
Okay. Si va nei 9 quadratini delle applicazioni e si può trovare o nella prima parte oppure nella seconda parte. Vi ricordo che comunque è possibile spostare le varie applicazioni a piacimento a seconda del loro utilizzo. Se non lo trovate qui, l'indirizzo giusto è meet.google.com. Comunque io clicco qua e infatti vengo rimandato, come vedete, all'indirizzo meet.google.com. Questa è l'interfaccia per avviare la vostra riunione. Come vedete, avvia una nuova riunione, utilizza un codice riunione. Nel primo caso cliccherò se voglio io per primo avviare una riunione, mentre nel secondo caso se io voglio, se sono in possesso di un codice riunione e quindi se voglio entrare all'interno di una riunione che è stata avviata da qualcun altro. Comunque noi mettiamo avvia una nuova riunione. Dopo il caricamento, se non l'abbiamo già fatto, dobbiamo dare accesso al nostro microfono, alla nostra fotocamera e come vedete viene attivata la fotocamera. Quindi ciò di cui avete bisogno è in buona sostanza un buon microfono, una webcam che generalmente è compresa all'interno del vostro notebook o del vostro computer, così come il microfono. Io adesso uso un microfono esterno, ma non è detto che dobbiate utilizzare per forza un microfono esterno. La maggior parte dei notebook, ad esempio, ha il microfono incorporato. Quindi la riunione è pronta, cliccherò su avvia riunione. Come vedete, nella parte qui sotto riunione pronta c'è già l'indirizzo che, volendo, potete fornire ai vostri partecipanti. Ma non importa farlo adesso, basta cliccare su avvia riunione e qua ci viene ribadito, ecco, ciò che poi dovremo comunicare ai nostri partecipanti. Posso copiare le informazioni di partecipazione oppure semplicemente copiare con il tasto destro copia l'indirizzo della riunione stessa. Cliccando su aggiungi posso mandare un invito alle persone che sono all'interno della mia organizzazione, quindi posso anche mandare estemporaneamente un invito tramite email alle persone che sono all'interno della mia organizzazione. Qua in alto ho l'indicatore delle persone che partecipano a questa riunione, mentre questa è la finestra della chat, quindi posso scrivere oltre che vedere l'audio e il video, e con questo pulsante si rimanda tutto a destra. A questo punto vi faccio vedere, perché ho già copiato il mio indirizzo, che è possibile collegarsi alla stessa riunione senza utilizzare un account Gmail, G Suite e quant'altro. Quindi vado qua e apro una finestra di navigazione in incognito, sono un attimo sparito, ecco qua, inserisco l'indirizzo che avevo già copiato in precedenza, premo semplicemente invio. Questa è l'operazione che dovranno fare i vostri studenti, che quindi potranno essere collegati o meno con il loro account G Suite, ma nel caso in cui fossero impossibilitati, appunto, basta semplicemente l'indirizzo giusto. Si deve consentire ovviamente l'utilizzo, come vi dicevo prima, del microfono e della fotocamera. Cliccherò consenti. Ovviamente, non essendoci loggati con un account, qua è possibile comunque farlo premendo sul tasto accedi. Dovrò mettere il mio nome e dirò Alessandro. Una volta fatto questo, chiedo di partecipare alla riunione e dall'altra parte, vediamo, ecco qua, una persona non appartenente alla mia organizzazione decide e chiede di partecipare, quindi io deciderò se negargli l'accesso oppure ammetterlo. Lo ammetto e a questo punto è possibile partire con la riunione. È possibile soprattutto per l'insegnante condividere il suo schermo. Andando su Presenta ora è possibile cliccare su il tuo schermo intero e, ad esempio, cliccando poi su Condividi schermo intero, qualsiasi cosa voi farete su questo schermo sarà condivisa con l'altra persona che vi sta ascoltando. Quindi se io vado, ad esempio, su Jamboard, vado sul software di gestione
della LIM, io faccio la mia lezione tranquillamente sulla LIM e la persona dall'altra parte, quindi il nostro studente che ci segue da remoto, può tranquillamente seguire la lezione, quindi qualsiasi cosa io faccio sulla LIM lui lo vede in tempo reale. Una volta chiuso è comunque possibile partecipare di nuovo alla stessa riunione, quindi sfruttando lo stesso indirizzo, rientrando esattamente nella stessa stanza, per così dire, che avevamo prima, e quindi se per sbaglio vi siete disconnessi, ma i vostri studenti vi stanno ancora aspettando, beh, nessun problema, potete sempre rientrare senza dover dare di nuovo il codice della riunione ai vostri studenti. Bene, spero che tu... Bene, per l'appunto. Questo è il funzionamento di Meet, quindi avete intuito che si tratta di un qualcosa di veramente molto semplice. Prima non l'ho detto, ma non è necessario installare niente, è tutto su cloud, quindi a differenza di altri software non si deve installare nulla, non c'è un qualcosa da scaricare, funziona tutto così com'è, quindi è molto semplice sia per noi insegnanti sia per gli studenti. Vi invito, se non l'avete già fatto, se avete intenzione di avere ulteriori informazioni sulla G Suite for Education, ad iscrivervi alla community non ufficiale che gestisco insieme ad altri, tra cui Antonio Fini e Mario Mattioli, sul tema appunto G Suite for Education. Ci chiamiamo G Suite for Education Italia. All'interno ormai è una community che comincia veramente a crescere, perché sono tantissime le scuole italiane, e cerchiamo di dare supporto a tutti coloro, insegnanti, dirigenti, tecnici, che hanno bisogno di capire come funziona la piattaforma nelle scuole. E detto questo, passo la parola a Lisa, perché vedo che la prossima ospite è un'amica e le cedo volentieri la parola. Grazie mille Ale, mi si sente? Io faccio sempre ok. Grazie davvero, anche il tuo intervento ovviamente ha scatenato fiumi di domande. Veramente ti ringrazio, perché ci tenevo che si vedesse anche un'applicazione proprio pratica, che se un insegnante domani vuole un attimo capire un attimo come muoversi, ha a disposizione già un'attività. Tra l'altro ricordo che comunque la registrazione di questo webinar vi arriva domani con le slide e tutto, per cui potete andarvi a rivedere tutti i passaggi che Alessandro ha illustrato così bene. Segnalo anch'io il suo per me, io ormai lo associo a lui perché risponde a qualsiasi domanda, è veramente espertissimo di Google, la pagina Facebook che ha segnalato, perché ogni volta che c'è un dubbio veramente ci sono, a parte Alessandro che è molto competente, c'è una community, come lui diceva, veramente veramente preparata, e quindi si trova veramente soluzione a qualsiasi domanda. Io però ho un piccolissimo problema, nel senso che veramente sono tre persone in questo momento in diretta qui in ufficio che stanno rispondendo alle domande e alle mail che stanno arrivando sul webinar e non riusciamo a filtrarle, quindi ho chiesto una cosa mentre Alessandro parlava a un mio collega che è un angelo. Ho la fortuna che, vista l'emergenza sanitaria, tutti i miei colleghi sono in ufficio oggi, a Matteo, cioè, perché sia Laura che Alessandro hanno mostrato degli strumenti sui quali ci sono arrivate davvero molte domande, perché magari non tutti li conoscono, non c'è chiarezza, eccetera. Quindi chiedo a Matteo, che è più tecnico di me, che tecnica non sono, se per favore può un attimo darmi una mano. Adesso mi strozzerà, perché sono sempre le mie improvvisate dell'ultimo minuto. E se per caso può illustrarci un secondo di cosa parliamo esattamente, e eventualmente come possiamo... Non so che strumenti possono esserci per le scuole, appunto, in questo momento di difficoltà. Ecco, gli passo la parola al volo. Quindi, Anna, solo un secondo di pausa, scusami, improvvisata. Ok, grazie Lisa, spero mi riusciate a sentire tutti quanti. Niente, volevo solo fare una piccola precisazione e magari dare uno spunto in più sulla G Suite for Education, che magari non tutti conoscono. Allora, ho preparato alcune slide
che vogliono riassumere un po' quelle che sono le funzionalità di base della G Suite for Education e le funzionalità avanzate della G Suite Enterprise for Education che sono a disposizione per, grazie a Google. Allora, G Suite for Education, lo strumento che ha presentato Laura, che ha presentato Alessandro, è uno strumento gratuito che appunto le scuole possono richiedere, poi nelle slide qui vi ho messo anche i link, però si può fare un passo ulteriore, nel senso che si può richiedere un upgrade, quindi delle funzionalità aggiuntive, e in questo caso io mi soffermerò solo su quelle diciamo relative al video learning e alla e la possibilità di fare meeting o streaming con un maggior numero di persone. Allora, la G Suite Enterprise for Education aggiunge quindi delle funzionalità per dare dei controlli avanzati agli amministratori, delle funzionalità avanzate di analisi e ricerca, quindi questo va a ricadere all'interno delle ricerche su Drive, quindi dei nostri documenti o del nostro materiale scolastico, e all'interno di Gmail, quindi delle mail, ma anche degli strumenti di comunicazione di livello professionale con Hangouts Meet. Stamattina tante scuole mi hanno chiamato appunto per chiedermi supporto su che strumento utilizzare appunto per fare delle videoconferenze. Avendo già la G Suite for Education, appunto Meet è lo strumento adatto. La distinzione qual è tra G Suite for Education e G Suite Enterprise? G Suite for Education è questa suite gratuita di strumenti per la produttività e la comunicazione, che è rivolta a chiaramente le scuole, ai docenti, agli studenti, ma a tutto il personale scolastico, come mi ha preceduto appunto ha ben spiegato, ed è gratuita per tutte le scuole. È sempre stata gratuita, sempre rimarrà gratuita, e le nuove funzionalità con l'evoluzione appunto della piattaforma G Suite che verranno aggiunte saranno appunto senza costi aggiuntivi. Ma chi vuole fare un passetto in più, quindi avere delle funzionalità di livello enterprise o delle istituzioni, degli enti scolastici regionali, possono appunto fare richiesta e avere delle licenze per il dominio delle scuole. Facendo questo passo, quindi aderendo alla G Suite Enterprise for Education, cosa posso avere in più rispetto al tema del video learning e della collaborazione? Che tutti i meeting che faccio attraverso Meet, appunto, si possono registrare e salvare automaticamente nel Drive scolastico. Il Drive scolastico, che per chi diciamo non lo sapesse, aderendo alla G Suite for Education, è illimitato. Quindi io ho uno spazio in cloud infinito, dove posso salvare automaticamente quelle che sono i consigli scolastici, i consigli e le riunioni del personale, o appunto le lezioni che vengono fatte, e le ho a disposizione nel Drive per essere poi condivise in seguito. Addirittura si possono fare dei live streaming, in questo caso magari parliamo di eventi scolastici, presentazioni, eventi sportivi molto molto grandi, dove io posso addirittura far partecipare fino a massimo di 100.000 partecipanti, quindi sia all'interno del dominio scolastico, quindi che hanno un account all'interno della G Suite scolastica, che esterni. E inoltre mi potenzia Meet, creando quindi delle videoconferenze con Meet, dove io posso ospitare fino a massimo di 250 partecipanti. Il limite con la G Suite for Education classica è di 100 partecipanti. Quindi 250 partecipanti che possono chattare, commentare, condividere schermate e quindi collaborare in tempo reale. Quindi si riesce a fare una lezione interattiva dove io posso appunto dare la condivisione dello schermo a chi partecipa. Per fare quindi una piccola distinzione, la G Suite for Education si divide in due livelli, quindi gli strumenti collaborativi della G Suite, che mettiamo tutti, Drive, Gmail, Sites, Classroom, Hangouts, gli strumenti invece di amministrazione, quindi chi crea gli utenti e li va a gestire le regole, la G Suite Enterprise for Education aggiunge delle funzionalità avanzate a questo, e quindi può essere uno strumento, diciamo, utile in questo caso, in questa situazione di emergenza, per dare la possibilità appunto di registrare delle riunioni e poi renderle disponibili per la condivisione in maniera automatica.
Un ultimo appunto, tutte le, diciamo, Google mette a disposizione anche delle risorse per continuare a formarsi, qui appunto vi abbiamo messo il link del Teacher Center di Google, dove potete trovare sia delle risorse pronte per formarvi e per prepararvi a quelle che sono le certificazioni di Google. Alessandro prima appunto ci parlava di essere un certificatore, un docente certificato livello 1, 2 e trainer, ma tutto è a disposizione in questa piattaforma di Google, libera, è in italiano e quindi potete usufruirne. Qui alcune tab di Chrome per appunto farvi vedere il centro, il Google Teacher Center, dove potete trovare tutte le risorse di cui vi accennavo in questa ultima slide. Quindi vedete c'è la parte di formazione, quindi avete tutto il materiale a disposizione, e di certificazione, quindi avete un sito in italiano che vi mette a disposizione delle risorse. Come si fa ad iscriversi alla G Suite for Education? Anche qui nelle slide che poi vi condivideremo ci sono tutti i link, è tutto documentato in italiano e vi spiega appunto come fare accesso, e attraverso il modulo di registrazione della G Suite for Education che vi ho già aperto, eccolo qui, potete iscrivere il vostro dominio scolastico, la vostra scuola, alla G Suite for Education. Ricordo che tutto questo è gratuito per gli istituti scolastici. Piccola nota e poi lascio appunto la parola ad Anna. La differenza appunto tra Hangouts e Meet, perché appunto questa mattina, come vi dicevo, anche chi aveva la G Suite for Education mi ha fatto questa domanda. Hangouts, vedetelo un po' come uno strumento più informale, quindi che riesce a tenere fino a 25 utenti, 25 persone, invece Meet, quindi il meeting, nella G Suite for Education, come vi dicevo, tiene fino a 100 partecipanti, ok? E invece con la G Suite Enterprise for Education fino a 250. Vedete che tutte le piattaforme, la maggior parte delle piattaforme sono supportate e anche da dispositivi mobile, quindi da smartphone, tablet e quant'altro. Grazie Matteo, è la fortuna, noi siamo sempre in viaggio, la fortuna di averti a disposizione ogni tanto è anche bello poterne approfittare. Passo la parola ad Anna, a cui chiedo scusa per l'interruzione e la dilazione, ecco, e ciao Anna, grazie per la pazienza. Bene, no, nessuna pazienza, ascolto anch'io volentieri le informazioni aggiuntive che ci ha dato Matteo. Buonasera a tutti. Chiedo conferma, mi sembra che si veda tutto, ma chiedo. Sì, si vede. Conferma, si vede. Ecco, d'accordo, allora avvio la presentazione. Io sono una docente, animatore digitale, in un istituto comprensivo di Bassano del Grappa, quindi il mio punto di vista è quello di una docente che in una situazione come quella di questi giorni si chiede cosa farei io con le mie classi, i miei alunni. In questo momento non ho nemmeno una classe perché sono molto trasversale dall'infanzia alla scuola secondaria di primo grado, e quindi come metterei a frutto quello che la nostra scuola ha. Però nelle proposte che volevo farvi prendo anche in considerazione il fatto che comunque la nostra scuola ha la G Suite, ma la utilizza a livello iniziale, molte scuole non ce l'hanno, e quindi prendo anche in considerazione alcune possibilità per chi si trovasse a dover gestire una situazione in cui non ha neanche un accesso base, come prima diceva Laura. La parola che mi viene in mente è quella di una scuola smart. Smart perché? Perché, come diceva Laura Biancato prima, un'occasione, purtroppo un'occasione di emergenza, ma è comunque un'occasione come quella odierna, ci deve far riflettere sul ruolo della scuola e su quanto la scuola può comunque offrire in momenti come questi. E quindi direi che
La scuola smart dovrebbe, a mio avviso, utilizzare le nuove tecnologie in modo intelligente e flessibile per promuovere la formazione. Sempre cito Laura perché ha detto cose, a mio avviso, estremamente interessanti come cappello introduttivo. Diceva che se avevamo dei dubbi sull'utilizzare o meno le tecnologie, se l'utilizzo di internet, dei dispositivi era più o meno opportuno in classe, direi che la situazione odierna toglie qualsiasi dubbio. Se avessimo adesso già predisposto una serie di competenze e di strumenti, sicuramente ci troveremmo avvantaggiati. Poi è una scuola che approfitta di contesti inusuali come quello attuale per riflettere su se stessa e quindi adattare i propri strumenti alle nuove esigenze. Quindi dico anch'io che in questo momento ci sia di riflessione e di una riflessione che ci porti a migliorare. È una scuola che impara dalle situazioni anche di emergenza e che condivide il proprio sapere, come quello che stiamo facendo esattamente noi qui con questo webinar. È una scuola capace di mantenere il proprio ruolo educativo anche in situazioni impreviste. Ed è una scuola inclusiva, come ricordava Alessandro, che consente l'accesso alla formazione anche a chi è impossibilitato a muoversi, magari oggi in tantissimi studenti, ma in contesti più normali ci sono comunque alunni e studenti che per un motivo o per un altro non sono nella possibilità di raggiungere la scuola. Noi potremo pensare anche in situazioni appunto normali e non emergenziali di tenere contatto anche con loro comunque. Scusate. Parto da un livello zero. Il livello zero non è un livello sotto zero. Il livello zero vuol dire che la scuola ha già alcuni strumenti. Quantomeno, il registro elettronico, appunto perché, come diceva Laura Biancato prima, ci consente di arrivare a tutte le famiglie e quindi di avere un primo aggancio, ma possibilmente anche una G Suite. Io ripeto, ragiono con degli esempi calati nel mio contesto, d'accordo? E quindi ho pensato, con gli strumenti che abbiamo, come potremmo fare. La mia idea era quella che se non abbiamo mai provato situazioni di didattica blended, quindi con strumenti misti, e ci trovassimo a provarla per la prima volta in una situazione come questa, io darei personalmente una struttura temporale uguale a tutti, come a scuola. E quindi mi sono detta una possibile strutturazione di una mattinata di lezione a distanza potrebbe essere quella di trovarci in una video call con Meet, esattamente come vi ha parlato Alessandro, iniziale, per salutarci esattamente come facciamo la mattina in classe e per una condivisione del programma della mattinata. Programma della mattinata che potrebbe essere già pubblicato in Classroom, così se ci sono domande si potrebbero affrontare appunto in questo momento iniziale in cui siamo tutti assieme con la possibilità di vederci e di interagire l'uno con l'altro. Poi potrebbe esserci un momento di studio, di produzione individuale con un possibile riscontro online. Teniamo presente che se noi diamo i compiti in Classroom, per esempio, possiamo darli condividendo dei documenti, condividendo delle presentazioni, dei video, ma anche tenendoci in contatto con gli alunni in tempo reale, perché io posso vedere il documento nel quale loro stanno lavorando, possiamo commentarlo insieme, posso dare loro dei suggerimenti e quindi c'è una possibilità concreta di, diciamo così, avere comunque un insegnante che è a disposizione se ne ho la necessità. Poi potrebbe esserci un momento dedicato agli studenti, quindi un lavoro di condivisione da parte loro verso di noi, che può essere loro che preparano ed espongono un lavoro che hanno preparato, come sempre attraverso Meet, per esempio, la presentazione di un luogo di casa, di un'interrogazione.
potrebbe anche esserci un momento di lavoro di coppia o di gruppo su uno degli argomenti che sono stati assegnati. E poi magari vediamo, io qua ho messo momento di lavoro di coppia o di gruppo che sempre può essere fatto utilizzando la G Suite, ad esempio, perché i ragazzi possono lavorare collaborativamente sia sulla costruzione di un sito, sia alla scrittura di un documento, sia alla realizzazione di una presentazione, e sia all'analisi di un foglio di calcolo, se vogliamo. E anche qui hanno a disposizione tutti gli strumenti anche tra di loro, quindi tra di loro potrebbero avere concretamente, dico, il foglio di calcolo davanti al loro naso, ognuno nel proprio schermo, e contemporaneamente avviare una video call tra loro due per mettersi d'accordo e lavorare eventualmente come se fossero in presenza. E poi chiuderei questo momento della mattina con un'altra breve video call finale per salutarci e per dare gli eventuali chiarimenti collettivi. Certa è una cosa, se ci trovassimo a partire da meno di zero, quindi senza aver mai provato niente di tutto ciò con la classe, ma avessimo comunque a disposizione la G Suite, potremmo utilizzare questo momento in cui la scuola è chiusa per imparare assieme. E quindi le attività che andiamo a fare magari potrebbe essere un po' di tutto questo in maniera ridotta e potremmo considerarle un po' come una prova di trasmissione. Impariamo in questo momento, impariamo insieme. Se fossimo oltre invece già a livello, potremmo... i nostri alunni fossero più grandi, magari già abituati a gestire lavori in queste modalità, potremmo dare più spazio alla gestione personale dei tempi di scuola e quindi offrire delle modalità ancora più blended, diciamo così. E, beh, vabbè, questo lo dico strada facendo, vado avanti anche perché mi rendo conto che i tempi siamo già oltre al tempo previsto. Una cosa sulla quale che è contestualizzata al momento presente, io sicuramente inizierei con il parlare su perché, sui motivi per quali siamo a casa. E quindi strutturerei una lezione, adesso queste sono le mie idee, ma sicuramente voi insegnanti ne avrete molte, molte altre, anche migliori delle mie, ma è importante, secondo me, cominciare col dire cosa sai tu e cosa vorresti sapere. Credo infatti che far finta di nulla non sia assolutamente educativo, aumenta la paura, tutti ne parlano ma nessuno ne parla con me e indipendentemente dall'età degli alunni credo sia bene offrire un momento per parlare delle ragioni che ci vedono qua ed ora fare lezione a distanza. E a fianco ho messo alcune idee, quindi sempre un momento in video call, hangout o meet, per introdurre questa nuova situazione, per spiegare come procederemo e poi inviterei proprio gli alunni, per esempio condividendo un documento in Classroom nella modalità crea una copia per ciascuno, per invitare loro a scrivere ognuno individualmente in un proprio documento, quindi cosa sanno, ma anche e soprattutto cosa vorrebbero sapere di più. Poi il compito nostro sarà ovviamente quello di raccogliere e organizzare in un unico documento le informazioni, le domande che gli alunni hanno scritto e condividerlo di nuovo in Classroom e dividendo i compiti, dividendo gli alunni a gruppetti e assegnando a ciascun gruppetto la ricerca di alcune informazioni specifiche per cercare di rispondere a quanto chiesto. E potremmo approfittare di questo momento, se non ne abbiamo approfittato già in precedenza, nel dire che nelle risposte vanno citate le fonti. A questo proposito è utilissima la funzione Esplora, che mi consente di avere contestualmente al documento in cui sto lavorando una finestra aperta nel web da cui posso raccogliere le citazioni e nel momento in cui le inserisco nel documento automaticamente mi inserisce anche la fonte da cui è citata. E poi ci sarà una sistemazione, una condivisione del documento finale. Potremmo anche richiedere di organizzare ai ragazzi di organizzare una presentazione con slide per domande e risposte. E ovviamente non a tutto vi sarà risposta ed è bene che lasciamo anche lo spazio per le questioni aperte.
I più grandi si potranno in molte fasi arrangiare, per i più piccoli avranno bisogno di un aiuto. Prima Lisa diceva che in Cina molti tutor sono i nonni, anche qua probabilmente da noi molti tutor saranno i nonni, ma vanno bene anche i familiari, vanno bene anche i fratelli più grandi, le sorelle più grandi, le cugine, le zie. E prendiamo anche questo come un momento per coinvolgere genitori e familiari all'utilizzo di strumenti online. È un'opportunità estremamente importante per far vedere anche a loro appunto l'importanza e la necessità sempre più di strumenti di questo tipo. Qui vado veloce, un'altra attività potrebbe essere con i più grandi, magari capire come l'informazione viene gestita in merito alla situazione attuale, quindi con il coronavirus, ma quindi analizzare, commentare le scelte editoriali e schematizzare posizioni, creare grafici per rappresentare uno spettro tra l'allarmismo e la minimizzazione. Una riflessione importante sarebbe anche quella di capire come posizioni up, per esempio noi italiani prima rispetto ai cinesi, ma tu guarda che nel giro di qualche giorno veneti e lombardi automaticamente diventano persone non grate, forse in questo momento peggio dei cinesi, e chi lo avrebbe detto? E quindi come la storia anche cambia repentinamente, quindi come relativizzare per piacere le cose. E poi alla ricerca di cosa tutta questa analisi? Nel cercare di individuare quelle informazioni sulle quali concordano tutti e quasi tutti. Per esempio i consigli di base per diminuire le possibilità di diffusione e selezionarle come centro della schematizzazione. Anche lavori come questo è possibile fare utilizzando gli strumenti della G Suite. Tra l'altro in questo modo offriamo anche un modello, d'accordo, di lavoro su competenze di selezione e interpretazione delle informazioni, che è uno degli obiettivi formativi spessamente citati sia nelle indicazioni nazionali sia nel documento delle competenze digitali europee e anche italiane. Poi ci sarebbe anche tutto un lavoro di storia che si potrebbe fare e che potrebbe essere un lavoro che ci porta a riflettere e a vedere nella storia, per esempio fare un viaggio non piacevolissimo ma sicuramente istruttivo attraverso le epidemie importanti. E anche questo anche in questo caso potremmo utilizzare Classroom condividendo dei video da vedere, dei video che possiamo trovare su YouTube, su Rai Scuola, in alcune repository condivisi in cui ci sono dei buoni strumenti che possiamo utilizzare in questi momenti, ma mi viene da dire anche una didattica tra virgolette normale, quindi in presenza, e quindi possiamo chiedere agli alunni di visualizzare il video e nel contempo possiamo noi preparare delle domande di comprensione su moduli, un altro strumento della G Suite che ci consente di appunto di preparare domande e di condividere direttamente in Classroom. Poi potremo fare degli altri lavori che magari vi leggerete con più calma quando riguarderete, se ne avrete voglia, questa presentazione. Dico solo per inciso che anche letteratura e arti visive offrono buonissimi spunti per ragionare e ampliare le proprie conoscenze, sia storiche sia come documenti legati appunto a uno studio storico sulle epidemie, e quindi potremmo anche proporre poi di realizzare qualcosa che sia testimonianza del nostro momento e quindi di questo momento di epidemia generalizzata, quindi di chiusura precauzionale, e quindi come la stiamo vivendo noi. Anche noi possiamo documentare, quindi possiamo chiedere sia ai bambini, mi viene da dire, che ai ragazzi di documentare come loro stanno vivendo questo tipo di esperienza sicuramente particolare attraverso un racconto, un quadro, un disegno, un breve video, e dove lo condividiamo. Anche questo possiamo condividerlo in Classroom, possiamo condividerlo in una cartella in Drive. Ecco, mi sembra importante anche qui che il fatto di inserire gli avvenimenti attuali comunque in un quadro più ampio della storia dell'umanità,
perché questo aiuta sempre a comprendere, a relativizzare, a contestualizzare e quindi anche a creare meno panico e a tranquillizzare. E poi mi viene da dire che potremmo imparare in questo modo a utilizzare degli altri modi di lavorare e studiare assieme. E teniamo presente alcune cose, la formazione a distanza è certamente differente da quella in presenza, lo diceva prima anche Alessandro Bogliolo, alcune cose le possiamo solo avvicinare o simulare, e quindi la presenza, l'emotività, per carità, ci possiamo arrivare vicini, ma mai come se fossimo effettivamente in presenza. E quindi, per esempio, è impensabile che a distanza gli alunni ci stiano ad ascoltare più di 10 minuti. Tra parentesi, mi viene da dire che anche in presenza è impensabile che ci stiano ad ascoltare più di 10 minuti se non siamo particolarmente bravi, non stiamo parlando di cose particolarmente interessanti. Però, ecco, mi preme dire che se non lo abbiamo fatto prima, proviamo ora. Iniziamo a preparare qualche esercizio che possano svolgere online su Google Doc utilizzando moduli, ma poi nell'ultima slide vedremo che ci sono, anche per chi non ha la G Suite, ci sono delle risorse che anche insegnanti e scuole che non hanno nulla possono comunque utilizzare. L'importante è che abbiano un modo per raggiungere gli alunni. E quindi offriamo loro materiali di studio con delle scadenze da rispettare, chiediamo loro di prepararsi per una lezione su un argomento e che la tengano loro online per i compagni. Noi cosa possiamo fare? Offriamo una scaletta su come organizzarsi. Sono prove di autonomia e di responsabilità che tra l'altro piacciono ai bambini e anche ai ragazzi, e quindi possiamo sicuramente contare sulla loro collaborazione. E mi viene da dire, accettiamo la nostra poca preparazione in questo momento e iniziamo ad avere una preparazione migliore. Potremmo anche ragionare sui pro e contro della scuola a distanza, e quindi potremmo approfittare di questo momento per capire quali sono i punti di forza e i punti deboli di una scuola gestita a distanza. Nella proposta, qui vado veloce, la mia proposta è quella che i ragazzi preparino un questionario attraverso moduli, anche moduli può essere utilizzato in modalità collaborativa, e quindi potrebbero essere, se sono grandini, i ragazzi stessi, con la nostra guida ovviamente, a creare un questionario da sottoporre, per esempio, perché no, anche a tutti gli altri compagni dell'istituto, questionario di indagine, e di analizzare, di creare dei grafici e di analizzare le risposte. E queste risposte potrebbero essere utili a noi docenti per ragionare su come proseguire questo tipo di attività a distanza anche quando, si spera presto, la scuola non sarà più chiusa. Un'altra cosa che potremmo fare è utilizzare alcune piattaforme. Prima Alessandro Bogliolo dava degli ottimi spunti per un coding unplugged e familiare. Ci sono anche delle piattaforme che consentono un coding online, e le più conosciute sono Scratch e la piattaforma di programma Il Futuro, qui vi ho messo anche i link, che consentono tra l'altro agli educatori, quindi ai docenti, di creare un account di classe e di invitare i propri alunni attraverso una modalità che non richiede abbiano una mail, ma semplicemente un link con un nickname, e quindi possono essere seguiti nel momento in cui io mi creo in una di queste piattaforme una classe, posso seguire i progressi degli studenti e posso in questo modo monitorarli, ma anche offrire suggerimenti, anche capire dove trovano difficoltà. Anche questo potrebbe essere un buon momento per approfittare di imparare qualcosa.
Un'attività che mi piace parecchio, soprattutto con i più piccoli, invece, è che è quello di chiedere loro di condividere qualcosa, con noi. Di solito non siamo abituati a fare lezione, noi da casa e loro da casa, e quindi sfruttiamo questa possibilità di avere accesso a casa loro, alle loro attività, ai loro luoghi, quelli esterni alla scuola, e invitiamoli a presentarci qualcosa. Diamo loro dei tempi, potrebbero appunto presentarcelo utilizzando uno strumento Meet, ma se non dovessimo averlo, potrebbero anche creare un video con l'aiuto dello smartphone di mamma, papà o del nonno e poi ce lo potrebbero condividere dove? Questo è un gran problema, vi do la risposta dopo, ma potremmo anche chiedere di farlo e se non abbiamo la possibilità di vederli adesso, li vedremo una volta tornati a scuola. E con i più grandi invece potremmo dare il compito delle cornici più precise, quindi potremmo dire presenta quello che vuoi, ma devi essere descrittivo, sia nelle immagini che nel testo orale, oppure utilizzare uno stile pubblicitario, oppure uno stile emotivo e coinvolgente. Sono tutte prove di esposizione che fanno molto bene e possono risultare dei compiti a tutti gli effetti, dei compiti autentici. Potremmo realizzare un sito, anche questa è una bella, a mio avviso, attività in un momento così che consente di ritrovarsi tutti assieme per dar vita a un qualcosa che può essere pubblicato se abbiamo la G Suite anche solo all'interno dell'istituto, ma se vogliamo potrebbe anche essere un sito pubblico. Il sito ovviamente lo possiamo costruire su quello che vogliamo, potremmo organizzare informazioni, possiamo caricare video, strumenti, documenti, possiamo lavorarci in condivisione e direi che Google Sites, sempre un altro strumento della G Suite, perché è quello che io conosco, è uno strumento molto agile e semplice che veramente con drag and drop ci permette anche ai bambini di essere utilizzato in modo molto intuitivo. Se non li abbiamo mai utilizzato, come possiamo fare, mi viene da dire adesso, a far sì che i nostri bambini, i nostri ragazzi sappiano come utilizzarlo? Ci mettiamo con lo strumento che c'ha Nimbus, che ha appena presentato Alessandro. E registriamo un piccolo video tutorial se non ne troviamo già online a disposizione, lo condividiamo su Classroom e invitiamo tutti a provarci. Ci proviamo noi, ci provano anche loro. Un'altra cosa che potrebbe essere per i più piccoli è invitarli a tenere alta la curiosità e a mantenere il contatto con i compagni. E quindi, cosa hai scoperto oggi di interessante? Anche qui potremmo invitarli a produrre dei brevi video, dei messaggi vocali, delle fotografie con commento, scusate, e ovviamente la condivisione dei contenuti può essere fatta utilizzando Classroom oppure una cartella condivisa in Drive. Adesso arrivo anche quasi, ci sono per chi non ha niente. Anch'io volevo proporre alcuni strumenti che possono essere agganciati alla G Suite, perché li ho trovati particolarmente interessanti e possono supportare un lavoro a distanza, oltre che un lavoro normale, mi viene da dire, di studio e di condivisione e collaborazione tra gli studenti. La prima l'avete intravista anche nella presentazione di Alessandro Bencivenni, è Google Jamboard. Non è altro che una lavagna bianca condivisa, che può essere condivisa, nella quale posso scrivere, posso integrare fotografie, ve la guardate con calma. Io lo trovo veramente carina, facile di utilizzo, molto flessibile e molto versatile. Un altro strumento che può aiutare anche noi docenti, forse soprattutto noi docenti, ma anche gli studenti più grandini, è Kanban Ki, che offre la possibilità di gestire progetti collaborativi e quindi vediamo i colleghi, possiamo prenderci degli impegni particolari, ci offre la possibilità di avere una visualizzazione rapida e
d'impatto di che cosa abbiamo fatto, cosa stiamo facendo, cosa rimane da fare. E, ecco, lo trovo anch'io decisamente, decisamente utile. E poi uno strumento per creare mappe mentali che possono essere salvate in Drive, vedo che qua c'è un errore, e anche in modalità condivisa è Mind Map, e anche qui trovate il link. Per chi inizia da sotto zero, ecco, sotto zero significa che non abbiamo account scolastici che possiamo utilizzare. Si spera si abbia un registro elettronico per mandare i link. A me viene da dire, in mancanza di questo, utilizziamo il gruppo mamme su WhatsApp. Adesso sorrido mentre lo dico, ma siccome esistono, d'accordo, contattiamo una mamma e diciamo, condividi per piacere. Oppure, e poi magari facciamo il gruppo classe, intanto, giusto per condividere alcuni link. Allora, c'è Jitsi, che consente un servizio di videoconferenza senza doversi iscrivere con un account. Non devo iscrivermi nemmeno io che apro la videoconferenza con un account. I partecipanti possono essere inviati tramite il link, che appunto si può condividere attraverso registro elettronico o eventualmente WhatsApp. Vi ho messo sia il link alla piattaforma e sia un video tutorial in italiano che vi mostra un po' come si può fare. E poi c'è un servizio di cui io qui ho nominato Framapad, ma in realtà è una suite che si chiama Framasoft, come nell'immagine che vedete, e offre la possibilità di collaborare su documenti, su presentazioni, su video, è un po' come una G Suite, d'accordo, open, che ha la particolarità di non richiedere alcun accesso ai partecipanti tramite account. Si condivide tramite link e quindi io posso creare il mio documento, ho il link del documento, lo invio tramite registro elettronico e chiunque ha quel link può entrare, partecipare alla stesura del documento o della presentazione o di qualsiasi altra cosa io voglia fare. E, trovate le informazioni nei link che vi ho messo. Concludo dicendo che... Anna, scusa, ti chiedo di concludere velocemente perché abbiamo ancora... Dobbiamo porre un paio di domande, volevamo arrivare al dunque, siamo già ben oltre il limite. Lo so. Ok, vabbè, io posso anche concludere qua, tanto le cose sono sostanzialmente scritte. Chiudo dicendo che ci stiamo trovando di fronte noi docenti a un compito di realtà e in cui penso che dovremo fare autovalutazione e le nostre riflessioni per progettare e realizzare un miglioramento possibilmente anche rapido. Io vi ringrazio, so che sono totalmente oltre tempo. Ho finito. Grazie mille Anna, no, non ti preoccupare, in realtà è perché tutti ci siamo fatti trasportare insomma dai contenuti estremamente interessanti e quindi siamo andati oltre. Allora passo velocissimamente la parola a Lisa per qualche domanda da fare ai relatori che abbiamo ricevuto. Ovviamente non risponderemo a tutte le domande ma solo ad alcune, alle altre cercheremo di rispondere via mail nel corso dei prossimi giorni. Mentre Lisa farà le domande vi pongo un sondaggio, potete rispondere facilmente mentre ascoltate le risposte dei nostri relatori. Ok, grazie mille Stefano. Allora, grazie a tutti quelli che sono ancora online, scusate se siamo andati lunghi, ma i contenuti erano davvero interessanti. Pongo proprio ai nostri relatori un paio di domande a testa perché è davvero difficile filtrarle, per altre se non vi abbiamo risposto scriveteci sui social o via mail. Allora, io inizierei da Roberto o Luigi o Elena, io vi faccio la domanda come USR, poi vedete voi chi mi può aiutare un po' di più a rispondere. Allora, dal vostro intervento, Elena ci scrive, avete detto che preferite la formazione in presenza rispetto alla formazione a distanza, ma nel caso in cui, come in questo, ci sia un'emergenza e si inizi un percorso a distanza, voi poi prevedete degli incontri in presenza? Non so se è chiara come domanda, se è troppo articolata.
Ci senti? Pronto? Sì, vi sentiamo. Adesso la domanda non mi è chiarissima. In ogni caso, dobbiamo procedere in questa fase con un palliativo, che è l'attività a distanza, che obbligatoriamente non prevede presenza. Ah, penso, chiaramente penso che... l'emergenza finirà e una qualche forma di incontro la prevediamo sempre. Non so se è questo, però. Penso che fosse più una questione di se ci sarà una continuità, cioè adesso c'è questa emergenza, ok, si fa qualcosa online, poi ci sarà una continuità in presenza, si continuerà online, credo, sto interpretando. Noi le nostre attività le centriamo sempre sulla parte in presenza. Perfetto. Per cui quello che nasce adesso sarà comunque una parte di un qualcosa che prevederà anche quel momento lì. Cioè, ci può essere una cosa, una distribuzione, eccetera. Pensando al lavoro con le classi, però, perché adesso poteva essere sensato questo per la formazione docenti. Inevitabilmente la presenza ci deve essere, perché non può durare chiaramente per sempre questa contingenza, e in ogni caso quello che si fa è di usare strumenti che, anche se hanno natura di strumenti tecnici per educazione a distanza, li usano i docenti anche in classe, proprio per arrivare a quella che era l'idea ormai già un po' datata ma ancora da realizzare, no? Della rottura dei muri e degli spazi temporali dentro la scuola, che è quello che serve. Assolutamente, grazie. Sì, credo che la risposta sia esaustiva. E vabbè, hanno chiesto se condividerete la vostra presentazione. Sì, sarà nella presentazione complessiva che vi arriverà con la registrazione del web. Non è grande cosa, ma la condivideremo sicuramente. È stata richiesta. Quindi grazie, grazie mille. E passo un attimo a Laura. Laura, come è stata recepita la rivoluzione digitale dai tuoi insegnanti e dal personale scolastico? Hai avuto delle difficoltà? Hai dovuto fare formazione? Laura, dovresti cliccare sul simbolo del... Okay. L'avevo cliccato, però purtroppo non si riattivava. Mi sentite adesso? Sì, adesso io ti sento. Hai sentito la domanda? Te la ripeto. Ecco, se me la puoi ripetere, perché stavo cercando di riattivare il microfono integrato. Adesso stavo cercando anche di riattivare la telecamera, ma non mi pare di essere in video, giusto? Ce la dovrebbe, no. Forse, vediamo se sta... Guarda, Laura, è solo oscurata perché c'è il sondaggio, poi appena si chiude ti si dovrebbe vedere. Sì, scusami, no, ma era solo per guardare in faccia virtualmente chi mi stava ascoltando, ma va bene, scusami se mi puoi rifare la domanda. Okay, certo. Allora, ci chiedono, come è stata recepita la rivoluzione digitale dai tuoi insegnanti e dal personale scolastico? Hai dovuto fare formazione? Moltissima formazione, questa costante, continua, dal primo giorno. Io devo specificare che sono in questa scuola ultima, ad Asiago, istituto superiore, solo da 2 anni e mezzo. E sono stata però per 20 anni in un'altra. Allora, un percorso di 20 anni chiaramente ha portato a dei risultati che sono venuti con molto tempo, molta gradualità. Devo ammettere che invece in questa nuova, da 2 anni e mezzo, io sono entrata un po' come un caterpillar, cercando di favorire tantissimo le relazioni, ma convinta che andassero fatti dei cambiamenti. Quindi questo è il mio punto di vista, lo dico perché da dirigente io credo di averle queste responsabilità. E come hanno preso questa cosa? Allora, direi la maggior parte assolutamente bene, perché l'ho visto anche oggi, l'ho visto anche dai feedback che ho avuto di chi si è collegato al webinar e ha sentito parlare, da docente di Asiago, ha sentito parlare della scuola e mi ha dato un feedback. Devo dire che la maggior parte si rende conto che questi sono strumenti che servono, che i ragazzi fanno bene, che fanno andare avanti la scuola meglio. Devo anche però precisare, perché chiaramente chi non mi conosce non lo sa, che a fronte di quello che ho fatto vedere oggi, che è in pratica la parte di struttura, di impianto, di comunicazione digitale, c'è molto altro. Ci sono per esempio ambienti, spazi di apprendimento che sono cambiati totalmente. Noi abbiamo fatto laboratori, aule collaborative, nuovi spazi comuni per i docenti, per i ragazzi, per diciamo per il tempo libero.
Quindi è tutto questo che ha investito la scuola. Tantissimi docenti stanno lavorando con me su questo con grandissimo entusiasmo. Bisogna ammettere, e questo credo succeda in qualsiasi scuola, che c'è chi proprio non ne vuole sapere. Però io credo che sia una ristretta minoranza che purtroppo forse ha solo un po' di paura di questi cambiamenti, che è una paura anche comprensibile. Si cambia molto, si mettono in campo risorse, energie nuove, bisogna formarsi. Però, ripeto, la formazione la stiamo facendo tantissimo, l'accompagnamento per esempio per l'uso degli iPad in classe è stato costante, anche in presenza, anche durante le lezioni, ma anche su tutto il resto, le metodologie, stiamo facendo molta formazione sulle metodologie. Quindi questo è il percorso, è un percorso dove bisogna pensare che non tutti sono magari così coraggiosi e si buttano, e altri hanno bisogno di essere un po' più accompagnati e anche in qualche modo confortati, aiutati ad avere un approccio positivo con queste modalità. Grazie mille, utilissima Laura. Salto, scusami, velocissimamente ad Alessandro Bencivenni, scusate. Mi chiedono, Meet è gratis, quanti utenti supporta? Ale, se ci sei, se no... Allora, sì, allora, dicevamo, come avevo detto prima, Meet è all'interno di G Suite for Education. G Suite for Education è gratuita, quindi possiamo dire che di conseguenza anche Meet è gratis. Supporta fino a 100 utenti contemporaneamente, che possono appunto anche solamente parlare attraverso l'audio oppure anche tutti insieme in video. C'è un sistema all'interno di Meet che consente di gestire il turno di parola, quindi se ci sono 100 persone, sono tutte molto disciplinate, si riesce praticamente a vedere sullo schermo chi parla e praticamente Meet riesce a mettere in sovrimpressione la persona che parla e a tenere in basso gli altri. Questo è un po' il funzionamento. Ok, grazie mille Alessandro. Ultimissima domanda a la voi. Farei per Alessandro Bogliolo e poi vi saluterei, non perché non ci sono domande, ce ne sono veramente troppe. Ringrazio a questo proposito Mattia e Sabrina che hanno passato il pomeriggio a rispondere. Se ce ne dovessero essere altre a cui non abbiamo risposto, magari vediamoci sui social. In particolare vi ricordo, qui avete i nostri riferimenti alla pagina Facebook, alla nostra pagina Twitter, alla nostra pagina Instagram, e magari lì li facciamo diventare collettori. Scriveteci delle domande se le avete fatte e non vi abbiamo risposto, e vedremo di rispondere noi o addirittura i relatori coinvolti, perché non vorrei andare troppo oltre. Ultima domanda da Alessandro Bogliolo, prima dei saluti. A scuola con Raffaele, prima ancora di lasciarvi con Alessandro, ricapitolerei il fatto che domani riceverete le slide, la videoregistrazione del webinar di oggi, oltre che il link per il prossimo webinar su questo filone tematico che abbiamo costruito così un po' per l'emergenza, oltre ad alcuni link utili menzionati appunto oggi dai relatori e da noi. Vi ricordo le pagine e senza dubbio riceverete tutti l'attestato se avete seguito in diretta sia su questa piattaforma che su YouTube, quindi non vi preoccupate per questa cosa. A questo punto passo la parola ad Alessandro Bogliolo, appunto, mi dispiace di averlo chiamato in causa con troppo anticipo e vi saluto già in anticipo per chi di voi sta andando giustamente a preparare la cena. Allora, a scuola con Raffaello, hai parlato di contenuto multidisciplinare. Scrive Antonio, che materie coinvolge? A che livello di scuola si riferisce? Allora, a scuola con Raffaello si riferisce, diciamo, si rivolge prevalentemente agli insegnanti in questo caso, e offrendo come spunti multidisciplinari, oltre ovviamente a quelli storico-artistici, anche di contesto, che è un contesto culturale, musicale, addirittura il contesto scientifico, paesaggistico del Rinascimento italiano, e a questo si aggiungono in realtà dei contributi da parte di docenti di scienze della formazione che spiegano come costruire dei percorsi didattici aperti e dei percorsi aperti di apprendimento attingendo da
contenuti offerti dalla rete e non necessariamente già previsti nei curricula. Questo, diciamo, arricchito da molti altri spunti, ma ci tengo a precisare che è rivolto prevalentemente ad insegnanti affinché poi li riportino nella propria didattica, e da questo punto di vista è adatto ad ogni ordine e grado scolastico, ma diversamente dagli altri due che ho citato, che invece sono espressamente rivolti anche a studenti delle scuole superiori, qui richiedono la mediazione degli insegnanti, oppure possono essere fruiti da studenti delle scuole secondarie di secondo grado, come tipo di linguaggio, di gergo e di preparazione degli, diciamo, del pubblico. Grazie mille, chiarissimo. In generale vi ringrazio tutti i partecipanti, ma soprattutto ringrazio i fantastici relatori di oggi. Grazie davvero per esservi spesi così tanto, averci dedicato così tanti contenuti interessanti e il vostro tempo soprattutto. Spero che il contributo vi sia piaciuto. Ringrazio ovviamente anche il fantastico team Campus Tour e vi saluto. Ciao a tutti e complimenti. Ciao. 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 Ciao, ciao. Ciao a tutti.